Ormai alla scuola calcistica nerazzurra è obbligatorio conoscere il tedesco. Ah, è incredibile qui. È incredibile, eh? Non crede alle proprie orecchie, Kataklinsmann, piovuto fra di noi dalla Germania. E lui non ha assistito alla festa dello scudetto numero 13. Quelli sì che erano giorni. E 8 occhi dovrebbero vedere meglio di 6. Le partite però sono sempre difficili. Matteus non c'è e si vede. Forse Berti non è al meglio. Matteoli va a forza di buona volontà. Cucchi cerca di inserirsi. La Cremonese ha una punta sola, De Zotti, che viene sostenuta dalle proiezioni di Rizzardi e da qualche giocata dello svedese Limpar, che in fatto di aplomb non è nemmeno lontano parente del pensionato Lidl. Serena con l'arrivo di Klinsmann è costretta a giocare in appoggio più di quanto facesse l'anno scorso quando era la prima punta. La porta di Breme sulla sinistra e di Bianchi a destra dovrebbe mettere i due arieti nerazzurri in grado di andare alla conclusione, ma la Cremonese è ben disposta e sulle palle alte Montorfano, Qualco e Citerio non regalano nulla. Insomma, niente gol e anzi all'inizio della ripresa l'Impar fa marameo alla difesa dei campioni. Sembra una partita storta. L'ex fornaio Klinsmann non riesce a sfornare nemmeno una brioche. Serena si sente maltrattato da Rizzardi. Con l'ingresso di Morello al posto di Cucchi l'Inter accentua la pressione. L'autogol di Qualco sembra togliere dai guai i nerazzurri. Il tiro è di Morello, il portafortuna di Trapattoni. L'Inter sfiora il raddoppio con Berti, ma la difesa nerazzurra si fa infinocchiare subito dopo da De Zotti e a Burnic sembra di aver già fatto il colpaccio. A questo punto l'arbitro fabbricatore, secondo i cremonesi, fabbrica il rigore decisivo di Breme. Citerio, a torto o a ragione già ammonito, si fa espellere con Rampulla per protesta. Prima in porta va De Zotti, poi Violini. La Cremonese si sveglia dal sonno. Ha vinto l'Inter. Citerio parla così del rigore. Da giocatore della Cremonese dico che non c'era, cioè, o almeno mi sembra un po' dubbio, però parlo da giocatore della Cremonese. La Cremonese ha perso in una maniera piuttosto rocambolesca. Burnic, lei ha sollevato un problema che mi sembra abbastanza importante. I piccoli a volte sono poco tutelati e magari le troppe ammonizioni alla fine si pagano. Sono quelle che si pagano. Se il Milan c'ha 20 giocatori può andare tranquillo, noi abbiamo 14-15 giocatori al massimo e succede che a prima di novembre abbiamo bisogno di 3-4 sostituzioni per le squalifiche che ci vengono incontro. Trapattoni, a prescindere dal risultato mi pare che si possa dire che in questa nuova Inter Klinsmann giochi per Serena e Serena giochi per Klinsmann. Si è detto due giocatori che hanno le stesse caratteristiche, ma io ho visto delle aperture, dei lanci dell'uno per l'altro e viceversa. Sì, credo che chi vuol sottolineare che sono due giocatori uguali sbaglia, semmai essendo due longiline magari non hanno la rapidità di un brevilineo, però noi abbiamo un gioco che li chiama in causa indipendentemente e quindi sicuramente possono sostenersi reciprocamente anche senza essere negli spazi stretti coinvolti reciprocamente. Chi ritiene che l'Inter di questo periodo non sia la migliore possibile. Certo, Trapattoni le ha inculcato uno spirito utilitaristico che serve a sbrogliare le situazioni più intricate. E oggi ha dovuto farvi ricorso ben due volte per recuperare su un Bologna che, trascinato da Bruno Giordano, ha giocato per vincere e quasi ci riusciva. In confronto tra la zona del Bologna e il modulo italianista dell'Inter ha dato vita ad un incontro molto bello, degno del record d'incasso stabilito allo stadio Dall'Ara. I bolognesi temevano inconsciamente un replay del 6-0 subito appena 3 mesi fa e sono scesi in campo in atteggiamento circospetto, difensori stretti attorno alla coppia centrale De Marchi-Iliev,
Quest'ultimo, primo bulgaro della storia del calcio, ha esordito oggi nel nostro campionato e da quel che si è visto Maifredi e Corioni stavolta hanno scelto bene. Ma la grande novità era costituita in avanti dalla coppia Giordano-Poli. Ben istruiti da Maifredi, muovendosi lungo tutto il fronte dell'attacco e ripiegando pure in copertura, hanno messo a dura prova la difesa interista, apparsa traballante in Ferri e Mandolini. L'Inter ha vissuto così un brutto avvio di partita e Zenga ha potuto collaudare la mano ferita. Ma è stato solo un quarto d'ora, perché ben presto i tre tedeschi, Brehme, Klinsmann e il rientrante Matteus, hanno saputo ritrovarsi e macinare quel gioco che piace tanto a Trapattoni. La traversa colpita da Klinsmann ha segnato il ribaltamento dei valori. Da quel momento l'Inter ha preso a dominare il campo ed è parsa pronta a fare un sol boccone dell'avversario. Ma Giordano e Poli erano in agguato. Alla mezz'ora, col più classico dei contropiede, la coppia ha sgominato l'ultima linea nerazzurra e Giordano, con un gran sinistro, ha battuto Zenga. Questa linea del contropiede oramai succede nel nostro campionato, bisognerà che stiamo molto attenti, perché con questa azione massiccia che riusciamo a portare lasciamo degli spazi enormi. Se per un attimo l'Inter è ingenua, il Bologna non tarda a confortarla con eguale leggerezza. Su un calcio di punizione di Matteus, l'altro tedesco Klinsmann può colpire di testa in beata solitudine. Alle spalle di Cousin la rete è scossa come dal terremoto e il pareggio di marca tedesca è cosa fatta. Una trazione tutta tedesca però quella di quest'Inter oggi. Sì, però credo che lo stesso Matteoli, che ha dato molto ordine, Berti in alcune incursioni, e credo che del resto sono i nostri giocatori di maggior punta, credo che tutto sommato hanno dato un grosso apporto loro, ma la squadra si è comportata tutta bene. Ma la ripresa è appena iniziata quando Giordano riporta il Bologna in vantaggio. Ancora una volta su un rovesciamento di fronte entra nell'area interista e cade, affrontato rudemente e forse inutilmente da Mandorlini. È rigore, stabilisce l'arbitro Lobello, e dal dischetto lo stesso Giordano trasforma, nonostante Zenga quasi tocchi la palla. Doppietta al portiere della nazionale, il 34enne ex laziale ha conquistato definitivamente il pubblico bolognese. Sono venuto qui a Bologna perché ho intenzione ancora di giocare a buoni livelli, per cui sapevo che la gente mi avrebbe chiesto dei gol il più possibile. Spero di contribuire insieme ai miei compagni, loro nel farli fare, io nel farli, così a portare il Bologna più in alto possibile, che possa accontentare questa tifoseria che oggi è stata veramente eccezionale. Nonostante l'exploit di Giordano, il risultato è ancora in bilico. Se qualcuno si è arreso, non è certo Klinsmann, il quale prosegue nelle sue terrificanti proiezioni verso la porta di Cousin, fermato soltanto e ancora una volta dal palo. Ma non c'è palo che tenga quando, poco dopo, ancora su calcio da fermo di Matteus, Mandorlini si trova solo dinanzi a Cousin e gli basta toccare di testa il gol del 2-2. Un pari giusto, né Maifredi né Trapattoni se ne dolgono. Il Bologna ha mostrato di saper tenere testa ai campioni d'Italia con una squadra ancora priva del leader promesso, il brasiliano Giovani. L'Inter, dal canto suo, ha messo in luce una grossa capacità di recupero e poi, diciamo la verità, il regalo vero oggi a Trapattoni l'ha fatto la Lazio a San Siro. Vince forse uno slogan un po' abusato, ma indubbiamente rispecchia bene la voglia di successo di quest'Inter che ha rimontato e battuto il Lecce 2-1. I nerazzurri non sono ancora al meglio della condizione, abusano forse un po' troppo nei cross, soprattutto dal tre quarti, alla ricerca di colpi di testa risolutori dei vari Berti, Klinsmann e Serena. Serena ancora a digiuno, ma ha propiziato il rigore decisivo, quello del 2-1 trasformato da Brehme. Il Lecce si è comportato molto bene, come d'altronde si aspettava, dopo il franco successo di domenica scorsa in casa contro l'Atalanta. Il Lecce si è disposto bene e attento nelle marcature, dunque con Barbas che è ispirato in fase di regia cercava di imbeccare quei tre peperini offensivi che sono Moriero, Vinze e Pasculli, soprattutto che ha dato molti grattacapi ai difensori nerazzurri. A decidere l'incontro dunque ancora una volta è stato il trio tedesco composto da Brehme, Matteus e Klinsmann. Le immagini possono partire, le immagini girate da Sergio Mezzanzanica, Franco Ciotti per il montaggio doppio in coppia di Battistelli e Franceschi. Ecco il minuto di raccoglimento col quale i 40.000 di San Siro hanno voluto tributare il loro omaggio a Gaetano Scirea con striscioni commoventi di questo tipo: Gaetano, campione per sempre. E poi inizia la partita, il nono minuto. Ecco che Berti sulla sinistra affonda, cross, colpo di testa, anzi di tempia, di Serena, di poco fuori. Ancora l'Inter in avanti, ancora una torre questa volta di Berti, para facilmente terraneo. Ci prova Pasculli, è un tiro di riscaldamento, cross di Barbas,
Ancora Pasculli di testa in tuffo, avete visto Matteus che ha respinto la palla con la mano, dentro o fuori. Tutti si aspettavano i rigori, invece l'arbitro Felicani di Bologna pare abbia visto bene, pare abbia visto giusto, tanto che anche questo replay, ma ne parlerà più a lungo Carlo Sassi più tardi nella moviola su tutti gli incontri, e la palla in effetti pare che avesse superato la linea bianca. Dunque gol grazie a Pasculli, passano 3 minuti. Guardate la prudenza di Klinsmann, si libera di 2 difensori e col destro, vediamo anche il replay dal basso, fa questa sorta di colombella nel 7 più lungo che Etarani è battuto. 1-1 dunque. Il Lecce, Spavaldo nei suoi contropiede, lancia Moriero, Malgioglio che sostituiva Zenga dolorante una mano, esce così. Ancora l'Inter in avanti, carambola di Berti. Terraneo non si fa sorprendere, era una palla insidiosa. Secondo tempo, Serena non arriva su questo cross da sinistra. Colpo di testa ancora di Serena, di poco a lato, il suo marcatore, bravo è stato Marino. E siamo all'azione del rigore, sponda torre aerea di Klinsmann e Marino questa volta trattiene Serena. Rigore, batte Breme che aveva già battuto un penalty contro la Cremonese dando il successo all'esordio in campionato dei nerazzurri ed è il 2-1 decisivo. Entra Virdis, è il debutto da parte dell'ex milanista con la maglia giallorossa pugliese, sostituisce Levanto. Offensiva proprio del Lecce, Virdis ci prova ma è un telegramma per Malgioglio. Ancora l'Inter in 2 pericolosissime azioni che potrebbero dargli almeno il terzo gol. Klinsmann in questa occasione è un po' egoista, non passa Serena, vuole fare lui la doppietta e così c'è Garzia che salva. Azione simile a quella precedente, Bergomi, ancora Klinsmann lanciato sul filo del fuorigioco, salva Terraneo e poi Verdelli che ha sostituito Bianchi colpisce il palo. È tutto per l'Inter Lecce, linea a Roma. Zenga e Vialli, la partita, il primo gol di Vialli, di testa, gli fai i complimenti oppure non gli parli più? Ma no, gli faccio i complimenti, ha fatto un gran bel gol, è stato molto bravo, è stato un po' sfortunato io perché ci sono arrivato, l'ho smorzata, ma è andata dentro lo stesso, però erano... quanti anni era che non mi faceva il gol? Quanti anni era? Una vita. Cinque o sei. Senti, hai preso uno spunto in più dopo il gol segnato dal tuo amico Zenga nazionale? Sì. Sì, diciamo di sì, comunque... Walter mi ha fatto i complimenti, mi sembra giusto che io ricambi, infatti in 3 o 4 occasioni successivamente è stato, e anche prima, è stato molto bravo. Per quanto riguarda invece l'Inter adesso che ha lo scudetto sul petto e lo deve difendere, che diciamo? Beh, è stata una domenica un po' così, non abbiamo giocato molto bene, non abbiamo soddisfatto i nostri tifosi, non abbiamo soddisfatto noi stessi. Penso che la sconfitta, il 2-0, dica tutto giustamente e noi ripartiamo con umiltà lo stesso e riprendiamo il nostro cammino. Tra Sampdoria e Inter ha vinto la squadra con maggiore determinazione e voglia di raggiungere il successo senza fare i conti con il tassametro del campionato che impone corse frequenti e dispendiose. La Sampdoria aspettava questo incontro con la consapevolezza di chi sa di giocarsi una bella fetta di credibilità e la squadra di Bosco fa risposto sul campo con grande furore agonistico tenendo sempre in mente la pericolosità di un avversario non al massimo della forma ma sempre tenace. Sin dall'inizio comunque si è capito che l'Inter ha i suoi bei problemi a centrocampo, dove Matteoli spesso rimane fuori dal gioco e Berti, suo il tiro più pericoloso nel primo tempo, non sempre sulla stessa frequenza dei compagni di ruolo. Quest'Inter in giornata negativa sta pagando trasformazioni di gioco e di mentalità che evidentemente deve ancora assorbire, ma Trapattoni ha in mente idee chiare. Potendo ripetere la gara... schiereresti ancora Matteoli vicino alle punte oppure cambieresti qualcosa dall'inizio? Ma non c'è fatto di Matteoli o meno, perché non è che ha cambiato la musica nel secondo tempo. Il problema era che il centrocampo oggi di questa Samp veramente ci ha sovrastato, le punte non sono riuscite a liberarsi, non riuscivamo a tenere su l'azione, quindi c'è una situazione generale, non c'è una situazione singola. Un primo tempo all'insegna quindi del grande spettacolo, la mossa di Boskov di far giocare in avanti Katanec metteva subito in difficoltà la formazione nerazzurra e dal piede del giocatore slavo partivano le azioni più pericolose della Sampdoria. Anche Sereso, alla fine acclamato dai tifosi doriani, è stato uno degli artefici principali del successo doriano, tanto atteso dopo lo smacco della passata stagione. In campo ad un certo momento c'era solamente la Samp
e il vantaggio con Vialli era certamente meritato. Di contro un Inter con il fiato grosso, smarrita, senza personalità. Gli spunti di Klinsmann sono stati sempre ben controllati da Mannini, mentre Serena non si è certo divertito con Vierkut. Pronto? Vuole parlare con Vierkut? Chi è? No. Serena, prego, c'è Serena a te. No, ci sei parlato prima, grazie. Ce l'ho già salutato prima. Va bene, ma che cosa gli vuoi dire in particolare a Serena, all'attacco dell'Inter, questa partita? Scherzi a parte. Oggi a Sampdoria ha meritato nettamente di vincere e ci siamo riusciti senza rubare niente, perché abbiamo concretizzato più azioni e abbiamo avuto molto più palle gol rispetto a loro. Nella ripresa Trapattoni giocava la carta a Morello al posto di Matteoli, ma senza successo. Era sempre la Samp a menare le danze e dopo un'occasione per parte arrivava il raddoppio Doriano, firmato Sereso. Vale la pena vedere l'azione per intero, la bella apertura di Mancini, buono il suo rientro e il brasiliano vola tra le maglie di una difesa ancora una volta in difficoltà. Per l'Inter anche la sfortuna di un infortunio a Berti che salterà la Coppa, mentre la partita si chiude con un calcio di punizione messo fuori di poco da Vialli. È il trionfo doriano a Marassi. Ecco, l'Inter ha dei problemi tattici, tecnici secondo te in campo in questo momento? No, oggi potremmo discuterli tutti. Mercoledì, domenica e l'inizio del campionato no, certamente. È chiaro che dobbiamo, anche come dicevo i giorni scorsi, nonostante magari ci sia una sconfitta, non dobbiamo metterci nella condizione, anche se ha la volontà di andare a recuperare il risultato, poi di subire eventualmente il secondo e poteva starcene anche un terzo. Oltretutto avete anche sfatato la leggenda di non riuscire a battere le grandi. Può essere un buon auspicio per il futuro del campionato. Dove vuole arrivare questa Sampdoria, insomma? La Sampdoria deve giocare per vincere contro tutte le squadre. Non importa come si chiamano, o Inter, o Bari, o Genoa o altre, perché Sampdoria ha tanti campioni dentro in la rossa. E mi allegro molto questa vittoria, perché io penso adesso possiamo vedere una Sampdoria anche fresca come oggi, una Sampdoria che sa giocare, però solo con queste squadre si può fare calcio spettacolo. Loro non volevano perdere e noi vogliamo vincere. Strette di mano in tribuna, strette di mano sul campo. Ci sono tutti quelli che contano. C'è pure Ramon Diaz, perché con lui l'Inter è andata sempre bene. Spero che l'Inter faccia una grande partita, perché oggi è una giornata molto particolare e farà una grande gara. Diaz porterà fortuna all'Inter. Nel computer hanno inserito le schede di Trapattoni e Zoff. Sta meglio l'allievo in campionato e in coppa, ma ogni tanto il computer fa il confuser e va tutto alla rovescia. La partita è intensissima. Il primo quarto d'ora viene giocato a ritmi da Formula 1. L'Inter non può concedersi soste e le intenzioni di travolgere la Juve ci sono tutte. Tacconi avrebbe dovuto starsene davanti alla TV con una costola scricchiolante ed invece è l'uomo che riesce a salvare Madama dall'assalto iniziale. Zoff tiene Schillaci davanti e secondo gli schemi consueti Zavarov e Rui Barros debbono fornire palloni da affiondare in porta. Ma la mossa tattica importante è quella in mezzo al prato. Il Trap sa quanto sia determinante e fortunato per la Juve e cerca di tagliare i viveri all'ex Atalantino, che già ha il compito di star sulle piste di Matteus. Mandorlini è fedele alla consegna. Mancano i rifornimenti, così sul fronte russo, mentre su quello tedesco continua la pressione. Oggi si è aperta la caccia, ma alcuni nerazzurri sono ambientalisti convinti e preferiscono non impallinare subito Tacconi, che da parte sua vola come Batman fra i grattacieli di San Siro. Brutto affare scontrarsi con giganti come Rui Barros, Delia traballa. Serena è stato premiato per i troppi gol dell'anno scorso, quest'anno continua a fare il modesto e non esagera. Batman Tacconi non vede nemmeno la fucilata di Matteus e così la Juve becca il primo gol. Non è certo immeritato il vantaggio dei nerazzurri, che sembrano tornati quelli dei bei tempi. Avvocato, la vedo in grande forma, in grande euforia, sebbene questa Juventus stia perdendo 1-0, come ha visto? L'importante è come ha giocato, hanno giocato bene tutti e due, abbiamo subito un grandissimo gol che era quasi piacevole da vedere, anche per me. Ecco, per quanto riguarda questo New Deal juventino, è pronta secondo lei questa squadra per affrontare davvero i vertici della classifica? Nei primi posti certo, nessuno può pensare di vincere a priori,
Pensavo di trovare una Inter non febbricitante, malata. No. Conosco troppo bene l'Inter, conosco Trapattoni, conosco quegli uomini, non sono mai giù di un cuore. Ecco, che in particolare chi ha seguito in questa in questo primo tempo, chi gli è piaciuto di più? Mi è piaciuto più di tutti Tacconi. Ecco, meno male che stava male per quanto riguarda il suo. Stava male, ma si è fatto coraggio. Stava male come l'Inter. Si è fatto coraggio. Senta, Romiti per chi fa il tifo? La Juve, dico io. Per la Juve. Ha risposto lo faccio per la Juve. Da sempre. Ma perché facciamo queste reminiscenze? No, facciamo. Ho capito, ha risposto, grazie. Se le tasse colpiscono, come dice sovente l'avvocato, sempre l'automobile, Klinsmann colpisce sempre chi fa le fesserie. L'ex fornaio così si presenta a Tacconi solo e gli offre il secondo bignè della giornata. Pasticceria tedesca. La Juve russa, anzi dorme. Grave errore però credere d'aver vinto per l'Inter. Quando Marocchi sorprende la difesa nerazzurra, che mantiene così rigorosamente la media del gol domenicale, la partita ha un sussulto. Aleinikov lascia il posto al vivace Casiraghi e i bianconeri accarezzano la speranza del pareggio. Qui gli juventini vorrebbero il rigore, ma dietro corrono qualche pericolo che Batman Tacconi sventa. Zavarov va vicino al 2-2 e adesso che Fortunato gioca in appoggio, l'Inter ha qualche problema. Il vecchio Baresi prende il posto di Bianchi per controllare la situazione meglio. Il telone nerazzurro cala su una vittoria che rimette in sesto l'armata Trapattoni. I campioni si eclissano per andare a festeggiare e lasciano all'allenatore, in studio, il compito di spiegare il come e il perché ha battuto per la prima volta Zoff. Ciotti non lo sa, ma siamo nella saletta radio di San Siro con noi Tacconi, che è stato il protagonista, diciamo, principale di questa partita vinta dall'Inter sulla Juventus. Un Tacconi che si è messo in luce subito con alcune parate importanti. E pensare che non dovevi giocare, che cos'è? C'è qualcosa di magico, di segreto? Cosa è successo? No, è normale che uno cerca sempre fino alla fine di giocare. Io ho cercato tutte le cure possibili, siamo riusciti a addormentare un po' la parte, però adesso si sta svegliando, sul dolore. I due gol dell'Inter? Ma il primo è un po' strano, perché pensavamo tutti che era stata deviata da qualcuno, invece ha preso la palla un effetto strano che mi ha ingannato. Il secondo è venuto in contropiede, è stato bravo Klinsmann, ha fintato il tiro forte, invece mi ha messo in mezzo alle gambe. Vedendo un po' la difesa, con questa carica iniziale dell'Inter ha sofferto molto, è stato molto bravo Tacconi. I reparti hanno un po' stretto, no? I denti e il freno per colmare una eventuale differenza. Ma sì, in certi frangenti sì, però poi abbiamo subito gol quando magari era meno pericoloso, in circostanze diverse dalle prevedibili. È la prima volta di Trapattoni su Zoff? Due anni, è il secondo anno, quindi. Senti, la Juventus la prima volta l'hai vista un po' soffrire? Sì, soffriamo il primo tempo e poi il secondo è sofferto l'Inter. Questo è, io penso che come squadra stiamo a parte dell'Inter. Pari dell'Inter? Il risultato solo fa la differenza? Il risultato, l'Inter ha fatto due gol, non ha fatto uno, penso che l'Inter sia come partita, ha vinto perché ha meritato di vincere. Ma che lingua parli con Sasha? No, italiano, lui capisce benissimo italiano. Oltre 600 uomini delle forze dell'ordine mobilitati per un incontro che lo scorso anno segnò una delle pagine più nere del campionato, con la morte del tifoso ascolano Nazareno Filippini. È successa questa cosa che veramente fa venire i brividi, lascia l'amaro in bocca, perché sono cose che non devono succedere. Il calcio è uno sport, è un gioco in fin dei conti, dunque comunque si sta sicuramente migliorando tantissimo, perché non bisogna essere pessimisti ma ottimisti. Dalla tribuna Berti per fortuna ha visto giusto e le cose sugli spalti e fuori sono andate discretamente. Ci ha visto giusto anche Jürgen Klinsmann, che dopo appena 3 minuti di gioco corregge magistralmente in rete una punizione battuta dal connazionale Matteus, trafiggendo Lorieri, che ricorda così l'episodio. È stata questa punizione di Matteus, sembrava una palla destinata ad andare fuori dalla zona pericolosa, invece non so come, ha fatto un tiro incredibile, ha preso di collo pieno, fortissimo. Il subitaneo vantaggio interista offre all'incontro connotati ben precisi. I bianconeri ascolani, nel tentativo di riequilibrare il punteggio, iniziano a marcare una seppur sterile superiorità territoriale, con l'Inter però sempre temibile nelle sue fiondate in avanti. È in questa fase che l'Ascoli reclama anche un rigore.
L'iniziativa è di Svektovic, la deviazione di Ferri. Lo slavo rimedia solo un'ammonizione per proteste. Carlo Sassi, altro materiale per la sua moviola. Il centrocampo bianconero non appare in grado di supportare adeguatamente lo sforzo offensivo della squadra. Casagrande e Svektovic spesso ricorrono all'azione individuale. Sull'altro fronte invece, con un Matteus in posizione prudente, è Matteoli molto attivo, vero perno di una manovra nerazzurra che dalla mezz'ora in poi soffocherà ogni velleità ascolana, portando un paio di volte Cucchi pericolosamente in zona tiro ed esibendosi poi con un pregevole duetto Klisman-Serena che avrebbe meritato miglior fortuna. L'Ascoli gioca la carta sorpresa subito dopo il riposo. È Casagrande a colpire il palo dopo pochi secondi. Ma gli uomini di Trapattoni dimostrano di essere in giornata e iniziano a collezionare una serie di buone occasioni non concretizzate in gol o per imprecisione o per la bravura del portiere avversario. Ma un attacco così sciupone non preoccupa più di tanto Trapattoni. L'importante è creare occasioni e credo che la bontà della nostra manovra la sia vista ancora oggi. Forse in alcuni momenti è mancato appunto la lucidità per concludere la rete nel miglior dei modi. Un Inter particolarmente equilibrato a centrocampo e deve ancora rientrare Berti, chi gli farà posto? Beh, più che far posto, come vede, c'è una cadenza notevolissima, impressionante. A un certo punto durante la gara inevitabilmente qualcuno deve tirare il fiato ed è bene a questo punto avere dei doppioni piuttosto che non averne. L'Ascoli ha incontrato in questa prima parte del campionato squadre come Juventus, Inter, Napoli, Sampdoria, Roma. Ha raccolto 4 punti, che già era molto, ma forse Bersellini non è soddisfatto lo stesso? No, perché forse potevamo avere qualche punto in più, visto e considerato che abbiamo subito oltre misura, secondo me, dei gol evitabilissimi. Zenga, fra i tanti autografi ci vuole anche la firma sul successo di mercoledì contro il Malmo? Beh, quello più importante chiaramente, perché mercoledì è una partita vita o morte, se non vinciamo siamo fuori, per cui lo sappiamo. Mi sembra che però l'Inter sia in grande salute e che possa far bene. Spreca un po' troppo sul davanti, no? Beh, vabbè, comunque è meglio creare così tanto, per cui vuol dire che mercoledì sera sappiamo che ne dobbiamo fare almeno 2. Venire a San Siro con il primato in tasca? Nessuna sensazione, perché io le sensazioni non le provo. Ho capito. Provo delle certezze. Vado a dire? Che sarà una bella partita. Della Roma? Di tutte e due. La matematica è un'opinione. A Scudetti vince 7-1 Trapattoni. A Tedeschi 3-2 l'Inter. Aggiungete un trofeo mondiale per Zenga e togliete un sindaco a Roma e tirate le somme. Fa 3-0 per i nerazzurri. Davanti ai primi fuochi consistenti la difesa della Roma si scotta. L'Inter ha la rabbia di chi è uscito dalla Coppa, anche se le mancano Serena, Bianchi e Berti. C'è curiosità, si vuol vedere come se la cava Klinsmann da solo. Radice manda Gerolin a tamponare su Breme, Trapattoni manda Orlini a fermare Nela. Inoltre Manfredoni e Giannini e Desideri se la vedono con Matteus, Matteoli e l'ottimo Cucchi. Morello fa da spalla a Klinsmann. Per un quarto d'ora Inter piuttosto in ambasce. Qualcuno pensa che possa risentire delle fatiche di Coppa. Poi Klinsmann e Cucchi aprono la strada a Matteus per il primo gol. Il panzer tedesco sbuca dalla sinistra come un falco. La difesa giallorossa sbanda paurosamente. La Roma, niente, non vince a Milano dal 1980 e sta attestata sulla linea Sigfrido. Ancora Klinsmann contribuisce al secondo gol ed il pallonetto di Breme è un bijou. Chi lo ha detto che il tedesco è solo capace di sparare col mortaio? La reazione della Roma? Tutta qua. Insomma, non c'è partita. Beckenbauer è in tribuna. Che cosa pensa di Matteus in questa prova? A lot of players, he played probably perfect first half. He played really extremely well. He scored a goal and he is probably the best player on the field. Già sta giocando perfettamente, il miglior uomo in campo e penso che veramente è praticamente perfetto. Che cosa pensa dell'eliminazione dell'Inter? I think it's a very big disappointment for Inter and for the whole Europe, for the European Cup, because Inter is, you know, one of the famous teams in Europe
and they get eliminated in the first round, I think it's a disappointment for everybody. C'è un grande disappunto non solo per l'Inter, ma per tutta l'Europa, perché l'Inter è una grande squadra, soprattutto nell'ambito internazionale. Thank you very much, Mr. Beckenbauer. Thank you, bye. Nella ripresa i nerazzurri potrebbero stravincere, ma forse, colpiti da improvviso benessere, preferiscono non abbuffarsi. Questione di linea. Cucchi ha due palle gol da sprecare e si capisce che la Roma ha lasciato l'orgoglio a casa. Guardate che voragini si aprono nella difesa giallorossa, dove la coppia centrale Bertold-Comi forse non funziona molto. Nerone fece meno danni a suo tempo, tutto sommato. Matteus non è tipo da emozionarsi quando c'è da metterla dentro. Il tedesco sente odor di mondiale ed è in forma strepitosa. È l'uomo guida dell'Inter. Per la verità, in palla è pure Klinsmann che cerca il gol numero 5. Peccato, all'ex fornaio si brucia lo strudel questa volta. Non tutti hanno fatto la marcia della pace e Brehme alla fine ricorda a Matteus la squalifica dell'anno scorso. Con Rossini in campo al posto di Morello, lo spartito nerazzurro non cambia. Comi e Bertold parlano lingue assai diverse, ma la gazza ladra Klinsmann non ama il classico. Il corsaro giallorosso Tempestilli ama il vernacolo e si fa espellere, così abbandona la gloriosa benda al suo destino. Altro là di Rossini è stecca di Bergomi, cui piace l'operetta. Alla fine i tedeschi si scambiano le maglie, ma non è né una minaccia né una promessa, è solo una finta. Ognuno resterà dov'è. Tu che contro la Roma ha giocato per farsi notare da Beckenbauer. No, grande partita, ha detto, sì. Ti dici il migliore in campo Matteus. Sì, grazie, per me era importante oggi vinciamo questa partita contro Roma, perché io ero molto deluso dopo la partita contro Malmö, perché abbiamo perso in primo turno in Coppa Campioni, perché era questa partita più importante come tutte le partite in quest'anno per il morale. Questa Inter così arrabbiata, così avvilita dell'uscita di Coppa del mercoledì, e penso che poteva sicuramente fare risultati anche con altre squadre, quindi abbiamo risposto direi alla grande noi con grande determinazione. Del resto l'abbiamo fatto anche altre volte e credo che la nostra vittoria non sia né umiliante per la Roma e neanche declassante. Roma esce ridimensionata, cambia programmi oppure adesso c'è un altro paio di partite assai difficili? Beh, ridimensionati non direi, anche se la prestazione è stata piuttosto deludente. Adesso avremo la possibilità domenica di misurarci con un'altra grande che è il Napoli. E direi che viene proprio al momento giusto, al momento opportuno, per vedere un po' quali sono le nostre risorse, anche nel caso come questo che abbiamo perso una partita malamente. Voi due siete molto amici, no? Due grandi amici, due grandi compagni, al di là della partita questa sera andrete a cena insieme, che cosa succederà? Sì, visto che è in zona, che non fate so stasera? Che quello che doveva organizzarla mi pare che non l'abbia fatto a tempo. Allora cucina Giovanni. Beh, noi non c'è un problema di cucina. L'Inter, resa ricca dai gol dei suoi tedeschi, aveva fatto parlare di Oktoberfest dopo il 3-0 sulla Roma. Le bordate teutoniche erano continuate mercoledì a Dortmund e c'erano tutte le premesse per un'altra domenica alla grande. Ma il Bari si è presentato a San Siro con una corazza d'amianto, sebbene abbia mandato avanti un animale da cortile. Nonostante la presenza del club di Piazza Affari, la borsa nerazzurra perde un punto. Col ritorno di Berti e Bianchi, l'Inter spera di passare subito contro l'organizzata squadra di Salvemini, che piazza Perrone nella zona di Brehme e contrasta il centrocampo nerazzurro con una certa efficacia. In effetti, i tre tedeschi non sono lucidi come una settimana fa, anche se l'impegno non manca. Hanno dato molto alla patria. Pure certi nerazzurri di casa nostra non hanno idee lucide e carbone, è un nome che prelude a qualche momento nero per i difensori interisti. Persino Perrone, che ha un nome niente affatto allusivo, tenta il tiro. È una partita ingarbugliata ed in genere chi gioca a confondere l'avversario, se dall'altra parte non c'è gente risoluta, ci prende. Il giovane Morello e Jürgen Klinsmann non ci fanno vedere il loro repertorio migliore in fase conclusiva.
L'Inter tuttavia ha sprazzi di gioco, tenta il gol di forza grazie a giocate anche rimarchevoli, ma non tutto riesce sempre ottimamente, come capita qui a Klinsmann. Carbone è reduce dalla prestazione con l'Under, una soddisfazione, ma volete mettere un gol a Zenga? È roba da incorniciare. Il fatto impressionante è che nessuno dei nerazzurri contrasta né João Paulo né l'autore del gol. Trapattoni dice qualcosa a Berti e manda in campo Cucchi, fresco, lucido e determinante. Nonostante il buon pacchetto di centrocampo e la vigile difesa del Bari, dopo aver sfiorato con Matteus il bersaglio, l'Inter si avvicina sempre più al pareggio. Le prodezze di Mannini non bastano più. Berti riesce a mandare dentro una palla che non ne vuol sapere di finire in rete. E finalmente un gol italiano. I baresi protestano per un fuorigioco che non sembra esserci. La squadra pugliese non si limita a guardare, tuttavia, dopo aver subito il pareggio. I brasiliani si agitano e mettono in apprensione Zenga. Mannini perde tempo, l'arbitro pure. Non servono neppure le bombe di Matteus con un Mannini così. Entra Verdelli al posto di Berti e va avanti Mandorlini. C'è questo intervento su Morello che fa gridare al rigore e poi Gerson in contropiede, attenta alle coronarie dei nerazzurri. Gli interisti hanno da ridire sull'orologio del signor Sguizzato, che si è fermato a 45 minuti e 57 secondi. Ecco la marca, fabbricato in Svizzera, non a Bari, assicura l'arbitro. Bergomi ha dei seri dubbi. Ma sentiamo Berti, finalmente un gol tricolore. Via l'Italia, insomma, no, comunque è una squadra che può segnare chiunque, ecco, per il momento avevano segnato solo quasi esclusivamente i tedeschi, ma sicuramente in futuro con il rientro di Serena, insomma, il gol parla anche italiano, sicuramente. Napoli non è una bazzecola? No, Napoli non è mai stata una bazzecola, sicuramente Napoli è la squadra, la maggiore antagonista dell'Inter, ecco, sicuramente, però noi siamo qui preparati, all'inizio del campionato ci sarà, dopo la sosta ci sarà appunto questo mega scontro. Avete tempo per digerire? Abbiamo mangiato poco, abbiamo da digerire poco, ecco, perché poi tutto sommato basta guardare gli altri risultati e è anche una giornata positiva. Scusi, lei è peone o caballero? Nel senso, mi spiego, lei è titolato? È campione del mondo? No, assolutamente. Lei ha vinto qualche Coppa Europea, Coppa UEFA, Coppa del Mondo? Per adesso niente, però ho la fortuna di stare insieme in mezzo a grandi campioni. Ecco, allora cosa ci fa vestito così in una partita così importante? Perché se non è campione del mondo nessuno può giocare, sembra lì. 15 nazionali. Ma non si sa, siamo gli operai noi. Ecco, buon lavoro allora. Grazie. E proprio lui, Marco Baroni, fiorentino, 26 anni, in altalena continua tra A e B, stopper naturale e all'occorrenza libero, operaio tra tanti campioni, è stato stella di prima grandezza. Trapattoni annuncia Morello al fianco di Klinsmann e lancia la sfida a Maradona. Non sono catenacciaro, replica Diego con i fatti. Offre due punte e un Breme pronto a pungere sulla fascia sinistra, ma poi si scopre che Morello assume ben altra posizione in campo, attirando nella sua sfera d'azione Fusi. Il centrocampo si infoltisce e ne viene fuori un po' di caos, con gli interisti Matteus e Matioli, alternativamente marcati da Crippa e Corradini, e con Berti portato a spasso dal tenace e veloce Alemão. Soffre il ritmo il nazionale, ma sa trovare il momento giusto anche per filare verso rete. Giuliani lo ferma. E per Longhi va tutto bene, anche per Giuliani, naturalmente. Pochi gli spazi liberi per uomini come Carnevale e Careca, pericolosi sempre, anche se il brasiliano non ha ancora la potenza e lo scatto dei giorni migliori. Sale invece di giri Maradona e su di lui Mandolini gioca come può, rimediando anche il cartellino giallo. Sembra uno 0-0 sempre più concreto e perciò quando Crippa viene atterrato al limite dell'area si vorrebbe addirittura il rigore che non c'è. Ma Crippa aveva profetizzato così. 2-0, Careca Maradona.
In attesa che la premonizione si verifichi, l'intervallo offre giudizi ed altre previsioni. Presidente Pellegrini, allora dopo 45 minuti facciamo rapidamente un bilancio. Tedeschi dell'Inter buoni, gli stranieri del Napoli? Ma direi abbastanza bene, a me sono piaciuti tutti gli stranieri come sono piaciuti tutti i giocatori, Klinsmann, Bremer e Matteo hanno giocato un'ottima gara. Mi pare che anche gli stranieri del Napoli, ma ho visto un buon Maradona, si è dato molto da fare, a me è piaciuto. Maggioglio sostituisce Zenga, che è successo? Visto che si è fatto male al 45esimo? No, penso si è fatto uno stiramento, non sono sicuro però. Senza Zenga l'Inter si sente meno sicura ed allora Trapattoni manda in campo un autentico centrocampista, Cucchi, per il mimetizzato Morello. Sembra quasi che i nerazzurri possano arrivare con più facilità al bersaglio e guarda un po' proprio con i centrocampisti, dal momento che su Klinsmann fa grandissima figura Ciro Ferrara. Il Napoli risponde con i suoi stranieri e tra calcio tedesco e sudamericano si apre una sfida nella sfida, slalom di Careca, cui risponde il biondo vichingo alla sua maniera. Chi si aspetta che Bigon mandi nella mischia Mauro per dare più respiro alla manovra azzurra con apertura sulla fascia viene accontentato. Dentro lui, fuori Corradini, per la verità sempre bravo. E arriva il gol. Tutto sudamericano, con Maradona che gorgheggia, Alemão che fa il direttore d'orchestra e Careca con l'acuto finale. La platea nerazzurra non applaude, anzi protesta. Non è la marcia della Ida, ma quasi. È l'1-0 che dà altro sprint all'Inter alla ricerca immediata del pari. C'è forse troppa foga e allora Longhi è costretto a tirar fuori cartellini di tutti i colori, gialli ed anche rossi. Il 2-0 non dipende dalla superiorità numerica perché sono passati appena 50 secondi quando Alemão va a costruire il gol numero 2 che Maradona offre in confezione regalo ai suoi fans. Allora il riposo del guerriero Diego, un San Paolo incredibile, ho visto una grande soddisfazione, un gran Napoli al secondo tempo. Sì, sì, abbiamo fatto tutto bene, anche perché l'Inter ha calato un pochettino. Noi abbiamo continuato a andare in avanti con un grande Careca e un centrocampo favoloso direi, perché Crippa, Nando e Alemão hanno spinto a tutti noi davanti e gli hanno dato una grandissima mano alla difesa. Senti, questa trasformazione del Napoli, forse la prima vera partita di carattere del Napoli dopo le scorie svizzere, se vogliamo usare questo termine. Ma si è visto che il Napoli non è quello che ha giocato con il Bettingen, così era un altro Napoli, voglioso, stavamo in campo con la testa, per quello abbiamo fatto la partita che abbiamo fatto. Senti, può essere il KO almeno per il girone d'andata questa vittoria sull'Inter? Per quanto riguarda la classifica, è un KO vero o una vittoria ai punti? No, questo serve per il morale di tutta la squadra. Però, chiaro, battere il Milan, pareggiare a Roma, battere l'Inter significa tantissimo. Ecco, un cedimento quasi di schianto quello dell'Inter dopo il gol discusso, però mi è sembrato. Sì, no, qualcuno sostiene che forse poteva essere fuori gioco, qualcun altro dice che forse era tenuto in gioco da uno dei nostri. Ma direi che forse abbiamo allentato la tensione nel momento in cui sembrava che il Napoli non potesse più ferirci o colpire. È stato il momento in cui è uscito questo gol. Ti aspettavi un cedimento improvviso dell'Inter in quella maniera? Ma io credo che oltre al cedimento dell'Inter ci sia stato un Napoli che ha capito che poteva far solo la partita e invece di calare ha aumentato il ritmo e veramente c'è stato un finale impressionante. Sì, ho visto un po' di nervosismo in campo però anche in squadra, dentro la squadra. Ma sai, alla fine quando prendi un gol così un po' di nervosismo viene. Adesso voglio vedere, perché loro dicono che Matteoli tenesse in gioco, però Matteoli non è che veniva dalla linea di porta, veniva su e dal discato di rigore andava in giù, hai capito? Magari lavoro per la Moviola allora, sì, sia per il rigore che per il gol. Senti, ma può capitare questo doppio passo falso dell'Inter dopo la Sampdoria sconfitta con Napoli? Sempre in trasferta? Ma può capitare, sono con due grosse squadre come la Sampdoria e con Napoli, può capitare. Posso dire che con la Sampdoria abbiamo meritato di perdere, oggi forse no. Il bollettino dei naviganti nerazzurri segnava mare forza 9 lunedì dopo la sconfitta di Napoli. Appassionanti interrogativi avevano accompagnato lo scorrere della settimana interista fra cene di pace e titoli di guerra.
Montagne di unghie rosicchiate davanti al dubbio amletico. Manderanno il trap alla Cayenna o al Real Madrid. Dopo il 3-0 alla Lazio, c'è assenza di vento e mare liscio come l'olio. Ci fosse stata Lady Erminia Moratti, ricordata dai nerazzurri con il lutto al braccio, sarebbe saltata su dalla gioia davanti all'Inter del secondo tempo. Nel primo, invece, i nerazzurri hanno dovuto mandar giù dosi di bicarbonato in quantità industriali per digerire una Lazio ben organizzata e con soli 6 gol al passivo in classifica. Anche senza Di Canio, Bergodi e Amarildo, l'avversario sembra duro. Poi, improvvisamente, si guastano i cingoli del carro armato Matteus. Caviglia come un popone, niente Verona domenica prossima. Entra il giovane Morello, figlio d'arte, che ha promesso da tempo un gol al papà che ha giocato nel Trani in Serie B. Ebbene, su traversone di Matteoli, Serena salta davanti a Fiori e Morello segna il suo primo gol in Serie A. Per i laziali c'è fallo su Fiori, alla fine dirà. Sì, effettivamente c'era fallo netto di Serena e anche intenzionale, perché lui si è schiaramentato intenzionalmente contro di me, colpendomi col ginocchio alla bocca dello stomaco. La Lazio becca il secondo gol sul rigore all'inizio del secondo tempo per questo intervento su Klinsmann. Breme ha nervi d'acciaio e il 2-0 praticamente mette fine alla partita, anche se per la verità cose da vedere ne restano parecchie. L'Inter ormai si è sbloccata e la Lazio, che non ha nulla da difendere, comincia a mostrare qualcosa grazie alla buona vena di Rubens Sosa, ispiratore e tiratore di grandi doti. Quando arriva il primo gol stagionale di Serena, dopo un qui pro quo in area fra Klinsmann e Berti, l'Inter riscopre se stessa e Cechi in campo rivede la squadra dello scudetto. Non ci sono dubbi sulla possibilità di coesistenza fra Serena e Klinsmann e non ci sono più problemi. Il promettente Rossini celebra Biavati col suo doppio passo. A far scaldare Zenga pensano più i nerazzurri che i laziali, mentre Fiori ha l'opportunità di far vedere quanto è bravo. Lo show floreale così non permette all'Inter un pasto più lauto, ma Trapattoni torna a passeggiare sulle ormai placide acque nerazzurre, come capitò a qualcun altro che faceva i miracoli. Altri tempi e senza calcio. Dopo il palo di Matteoli, ecco Materazzi. Ma diciamo che oggi è una data dove l'Inter così deve ricordarsi un attimino, perché da casualità o da situazioni che potevano rivelarsi anche negative c'è stata la positività. Al di là di Matteo che è uscito, io credo che Trapattoni non avrebbe mai fatto uscire un giocatore importante e bravo come Matteo. Si è entrato invece Morello, dopo 2-3 minuti ha fatto il gol. Dario Morello, primo gol in Serie A, ha sentito cosa ha detto Materazzi? Sì, ho sentito. Niente, mi è andata bene a me, è andata bene anche a tutta la squadra, però penso che se non segnavo quel gol lì, penso che con la voglia che avevamo di vincere oggi riuscivamo a segnare lo stesso. Aldo Serena, primo gol di questa stagione, un gol importante, ma soprattutto lei è stato importante perché ha permesso all'Inter di segnare il primo gol, un gol che la Lazio contesta. Ma in effetti noi prendiamo spunto anche da altri sport, vedi il basket e la pallavolo. Quando a pallavolo l'uomo salta davanti molte volte per fare lo specchietto perché la palla passi. Il mio intento era quello di fare ubicare un po' di confusione. C'è stato un contatto anche col portiere, adesso non so se fosse fallo o no. Ma perché quando segna lei non segna Klinsmann e viceversa? Magari fosse così, vorrebbe dire che l'Inter ha sempre dei gol assicurati, per cui continuiamo così, qualche volta io, qualche volta lui. Il primo virtuosismo è dell'arbitro Delia, il suo palleggio è apprezzato anche dai giocatori. Di spalle, il protagonista della partita, per ora non riveliamone l'identità, del resto l'avrete riconosciuto. L'Inter parte alla grande, Berti saggia la bravura del giovane portiere veronese Peruzzi. Senza Matteus, ma con l'ottimo Cucchi, i nerazzurri attaccano sfruttando i lanci di Breme. Serena fa la torre e Bianchi spreca da due passi. In retroguardia Ferri passeggia, forse già pensa alle prossime battaglie in nazionale. Intanto Serena è sempre alla ricerca del gol, lo fa ma l'arbitro l'annulla. I complimenti di Berti, autore dell'assist, non consolano il bomber nerazzurro. Per evitare il fuorigioco, i centrocampisti interisti tirano dalla distanza. Ma prima Matteoli e poi Cucchi trovano il solito Peruzzi pronto ad intervenire. E allora Cucchi prova a mettere il pallone in area. All'improvviso sbuca Klinsmann ed è l'1-0 per l'Inter al 32esimo minuto. Rivediamo la prodezza del tedesco da altra angolazione. Si sveglia il Verona, il tiro di Magrin rimbalza su Breme, forse il difensore ha toccato il pallone con la mano sinistra. L'Inter raddoppia al 37esimo, involontario assist di Pritz, riecco Klinsmann pronto a segnare ancora.
Nella ripresa il Verona attacca con maggiore convinzione, il più pericoloso è Pellegrini. Ma per Trapattoni è una domenica tutta relax. Chi non si rilassa invece è Klinsmann, sempre più cataclisman, ottiene anche il 3-0 al 43esimo in slalom. Al microfono di Maurizio Busato, Klinsmann, Trapattoni e Bagnoli. Sì, sono molto contento adesso perché 3 gol in una partita in Italia è molto difficile. È un periodo che, nonostante, dicevo appunto, anche la sconfitta di Napoli, testimonia una buona condizione generale della squadra, una buona organizzazione difensiva e della squadra, e anche la mole di lavoro che sviluppiamo viene premiata forse oggi anche con 3 gol, ma non guardo il numero delle reti, ma soprattutto le occasioni e quanto facciamo. Ci si è visto in campo con una squadra che era superiore alla nostra, lo sapevamo, e l'unica cosa che noi potevamo sperare era una giornata poco felice dell'Inter. Derby che verrà difficilmente dimenticato. Sacchi in passato aveva ringraziato in 2 o 3 occasioni Trapattoni e non si aspettava certo un rotondo 3-0 come quello di oggi. D'altro canto persino Alessandro Manzoni schierava centravanti di sfondamento come Boninsegna e non Klinsmann nei derby dei suoi tempi. Oggi Serena invece preferisce un ruolo più romantico. Il fidanzato del derby, Renzo. Andrea Pazzagli, primo derby. In questo clima manzoniano vuol fare il bravo lei? Ma ci proverò, ci metterò il massimo della carica possibile e speriamo che basti. Hanno posato tutti per Franco Bruno, quelli dei Promessi Sposi. Renato Pozzetto però preferirebbe un ruolo di sostanza. Su quello che farà i gol oggi. Segnerà 3 volte. Al derby numero 208 ci sono cani smarriti senza collare e di soliti giapponesi che dopo Rockefeller Center vorrebbero comprare anche la scala del calcio. Giovanni Galli ha rubato a Pazzagli il posto in panchina. L'Inter è senza Matteoli. Trapattoni inventa Breme mediano centrale ed il tedesco si alterna con Cucchi nella marcatura di Donadoni e Rijkaard. Mandorlini aspetta Evani. Morello copre la fascia sinistra, Serena si accentra e Klinsmann svaria sulla destra. Sembra una partita su misura per i nerazzurri. Il Milan, privo di Ancelotti, trova difficoltà nell'esprimersi al meglio, ma all'Inter manca la spinta che Breme fornisce di solito sulla sinistra. Vanno avanti i nerazzurri, ma manca decisione nelle conclusioni. Nel finale del primo tempo, tuttavia, cresce il Milan e Donadoni, grazie anche al prorompente Baresi che arriva da dietro, tenta con Van Basten di procurar guai alla retroguardia nerazzurra. Donadoni cerca di ripetere la prodezza balistica fatta contro la Juventus. Nonostante i tentativi rossoneri, tuttavia si giunge alla fine del primo atto con la netta impressione che poco potrà mutare nella ripresa. Ma il secondo tempo invece è tutta un'altra cosa. Su un errore della difesa dell'Inter, Van Basten inventa il suo primo gol in un derby. Mandorlini alla fine dirà. Era così un fallo laterale dalla parte opposta, un giocatore ha fatto più o meno quasi tutta l'area con la palla al piede in pari di Baresi. Qui ha servito sta palla così in un movimento di Van Basten, lui è stato bravo nell'esecuzione, però sicuramente ha aiutato molto da noi. I nerazzurri cascano nella rete del fuorigioco rossonero talvolta e qualcuno si innervosisce. Baresi si prende una botta di Klinsmann, continua con il braccio sinistro fratturato e ne avrà per 40 giorni. L'Inter si avventa per pareggiare, c'è qualche protesta di Serena maltrattato da Rijkaard, poi il raddoppio di Fuser. I nerazzurri contestano. Forse vorrei prima vedere la televisione, però la mia sensazione primaria è quella di essere in anticipo su di lui e di essere stato spinto via in maniera irregolare. Così dice Ferri e la partita attraversa qualche momento difficile. Non tutti si comportano da santi. Berti viene sostituito da Bianchi. Rud Gullit intanto se la gode in tribuna. Pochi minuti direi alla fine di questo derby che il Milan sta vincendo per 2-0. Allora, prima di tutto un giudizio su questa tua squadra che direi si è battuta con molta umiltà in campo. Sì, penso che tatticamente abbiamo giocato meglio che Inter. Loro hanno calciato la pallone sempre in avanti, ma non hanno trovato un compagno. E tatticamente abbiamo giocato meglio e abbiamo segnato 2 bellissime gol e sono soddisfatto.
Il terzo gol rossonero è di Massaro su imbeccata di Evani, quando l'Inter è ormai sbilanciato in avanti. Al presidente Pellegrini il 3-0 non sta bene. Ma che mi pare che il risultato non rispecchi l'andamento della partita. Onore e merito al Milan, sicuramente, che ha vinto una bella gara. Però la partita è stata equilibrata fino al primo gol. Ernesto Pellegrini, lasciando lo stadio, ha detto: ma insomma, questo risultato non rispecchia molto quello che è stato l'andamento della partita. Sì, in effetti è un risultato più rotondo dell'andamento della partita e dei valori in campo. Direi che poi il primo gol è quello che ha spostato gli equilibri, frutto di una prodezza di un fuoriclasse. Giovanni Trapattoni, tatticamente mi sembra che questo spostamento di Brehme al centro e Mandollini su Evani doveva chiudere le strade al Milan, e nel primo tempo è stato così, poi nel secondo tempo è successo qualcos'altro. Sì, non è che sia successo qualcos'altro. Sulla prima rete forse siamo stati un po' indulgenti dal momento che abbiamo lasciato che un giocatore portasse la palla e quindi per 30-40 metri diagonale e facesse questo passaggio. Dopodiché certi meccanismi saltano. Direi che invece quanto hai posto in rilievo è sicuramente stata la mossa determinante ai fini di quella bella espressione calcistica che abbiamo potuto offrire nel primo tempo. Diego Fusera, hai ringraziato Riccardo Ferri? Ma no, però secondo me la cosa importante è che quando un incomincia un'azione ci vada convinto fino alla fine. Io sono stato convinto fino alla fine e l'ho indotto a sbagliare, ecco. Poi logicamente ben per me, ecco. Sai chi se lo sarebbe mai sognato un 3-0 così? No, però io non mi sogno neanche di perdere, e invece capita qualche volta che perdiamo e qualche volta che vinciamo 3-0, allora vuol dire che momenti felici poi si alternano a momenti meno felici. Adesso godiamoci questo momento felice e sperando che possa continuare il più a lungo possibile per la felicità di tutti i milanisti, del nostro presidente, dei nostri giocatori e anche un po' la mia. Contro un'Atalanta galvanizzata da 6 incontri positivi, nessuno in Serie A ha fatto meglio dei bergamaschi, ci sarebbe voluta l'Inter dei tempi migliori. Invece i nerazzurri, reduci dalla sconfitta nel derby, cercavano con una squadra rimaneggiata un rilancio a Bergamo dove non vincono da 10 anni. Trapattoni, oltre a Ferri e Mattaus, deve rinunciare a Mandorlini, vittima di un malanno all'ultimo momento. Al decimo perde anche Klisman, che prima di impegnare Ferron in tuffo era entrato in contatto con Prandelli riportando una ferita per la cui sutura sono stati necessari 7 punti. L'Atalanta, medisposta in campo, tiene testa agli assalti degli interisti ed appena può si lancia in avanti. Trombeck si rende protagonista di una bella discesa e dal fondo mette in area, dove Evair di testa è puntuale con la conclusione a rete che porta in vantaggio i bergamaschi. La reazione dell'Inter sembra non trovare sbocchi positivi sino a quando, su corner di Matteoli, Serena di testa indirizza verso Ferron. Sulla palla si stende Berti, che riesce a deviare in rete. È il pareggio. Nella ripresa parte subito in avanti l'Inter, che però non riesce a concretizzare la superiorità territoriale. Serena serve bene Morello, che sbaglia però la conclusione dai 7 metri. Poco dopo è ancora Morello a mandare alto da buona posizione. L'Atalanta si limita a contenere le sfuriate interiste, salvo rari tentativi in contropiede. Su uno di questi ottiene una punizione poco fuori dall'area. Madonna calcia alla perfezione, infilando l'angolo e lasciando Zenga immobile a guardare. E il gol della vittoria, perché gli ultimi assalti interisti non riusciranno più a modificare il risultato. Sentiamo i protagonisti al microfono di Marco Civoli. Nicola Berti, gran partita la tua, gran partita dell'Inter, direi complessivamente, visto le assenze che avevate. Però questo gol di Madonna vi ha un po' disilluso, vi ha un po' tolto ogni voglia. Sì, ha rovinato un po' tutto, ecco. Diciamo che oggi siete un'altra bellissima volta, si vede come il calcio assurdo, ecco. Dopo un secondo tempo disputato alla grande, con tantissime occasioni, l'Atalanta non ha mai tirato in porta, non ha mai creato un'occasione da gol. Walter Zenga ha dovuto far solamente 2 uscite su palloni lunghi, cose di normale amministrazione, poi dopo vai a prendere il gol su punizione, e appunto quando non ci sono reincriminazioni da fare, ancora ti arrabbia ancora di più. Stromberg, abbiamo fatto una buona partita, soprattutto il primo tempo. Dopo il secondo tempo Inter si è messo in difficoltà, però oggi le corse giravano per il verso giusto per noi e siamo riusciti a vincere con un po' di fortuna.
Il sole della Romagna, zona fedele non solo al Cesena ma anche ai colori nerazzurri, restituisce per certi versi l'antica Inter. Grintosa, determinata, combattiva, la squadra di Trapattoni nel primo tempo però rischia più volte il tracollo. Sono passati appena 10 minuti quando Agostini, bomber locale, porta in vantaggio i padroni di casa. I campioni d'Italia sono nervosi, si buttano a capofitto dalle parti del portiere Rossi, ma inevitabilmente si scoprono al contropiede del Cesena, che ha il grave torto di non chiudere subito la partita. Zenga vede arrivare uomini in maglia bianca da tutte le parti, ci mette le mani quando può, altre volte lo aiuta un po' di fortuna. Poi, antica quanto amara legge del calcio, arriva Matteoli a confermare di essere un grande campione. Slalom solitario e gol del Parigi, 1-1. Rinfrancata, l'Inter trova subito la forza per portarsi in vantaggio. Serena entra in area, viene a contatto con Rossi e Lobello non ha dubbi. Di rigore, Breme chiude la prima parte della gara. Mondo Fabbri, buongiorno, è un primo tempo molto ricco di episodi, direi, no? Bello. Che ne pensa? Molto bello, primo tempo che ha divertito moltissimo e che è stato un po' strano perché la prima mezz'ora c'è stato un Cesena stupendo che ha giocato un grande calcio, poteva andare in vantaggio con qualche gol in più addirittura, poi è venuto fuori questo passaggio sbagliato, questo bellissimo gol di Matteoli e dopo il calcio di rigore ha fatto il resto. Che l'Inter potesse finire in vantaggio il primo tempo 2-1 alla mezz'ora della, dopo mezz'ora della partita, nessuno l'avrebbe immaginato. Il calcio la diverte ancora, sì. Guai, se non ci fosse il calcio da vedere così durante la settimana sarei un uomo morto. Ripresa, il sole della Romagna non scalda più e Serena ritorna killer implacabile segnando dopo appena 2 minuti la rete del 3-1. Sembrerebbe finita, invece la generosità della squadra di Lippi, punita troppo severamente, prende il sopravvento e per l'Inter c'è ancora da soffrire. Baresi sale sulle spalle di Pierleoni, per usare Lobello è necessario un altro calcio di rigore. Agostini non sbaglia, il Cesena mette in campo anche l'anima, ma i nerazzurri, nonostante le assenze di Bergomi, Klinsmann, Mateus e Comandorlini stoicamente in campo, fa pesare la grande esperienza dei suoi campioni. Al momento della sconfitta di domenica scorsa avete detto rivinceremo lo scudetto, una vittoria in trasferta conforta sempre questo tipo di idea? Beh, senta, io ho detto siamo ancora in corsa per vincere lo scudetto al pari delle altre 5. Qualche mio ragazzo è giusto anche che dica vinceremo lo scudetto. Io credo che noi siamo sicuramente, se marciamo con questa mentalità, lui ci ha detto anche di fortuna che nella vita accompagna sempre volentieri, e direi anche con l'equilibrio del gioco che anche oggi abbiamo dimostrato, come del resto mercoledì e domenica. Ma non è che non abbiamo resistito al ritorno dell'Inter, diciamo che il gol del pareggio dell'Inter abbiamo fatto un regalo natalizio un po' in anticipo, con 20 giorni in anticipo, perché avevamo la palla noi, potevamo farlo girare. Poi con... Torna Klinsmann nell'Inter, firmerà soltanto autografi. Il Genoa ha novità in portineria, gioca a Braglia. Il professor Scoglio non dispone degli uruguaiani per Domo e Pass. È una partita difficile, dura. Quando Torrente cerca di far affogare Klinsmann in area e Pezzella fischia il rigore, si ha la sensazione che l'Inter si sia già guadagnato il pane domenicale. Figurarsi, Breme ne ha tirati già 4 di rigori e li ha segnati tutti. Ma il quasi esordiente Braglia si affida a San Paolo e il destro del tedesco rischia di abbattere il legno ma non sblocca il risultato. Il Genoa capisce che psicologicamente può essere il momento buono per colpire. Il centrocampo dell'Inter accusa qualche problema davanti alla frenesia dell'avversario. I negozi sono aperti, ma Natale è ancora lontano e non c'è l'obbligo di essere buoni a tutti i costi. I rossoblù, quando vengono fuori talvolta con minacciose sortite, non trovano adeguate finalizzazioni. L'arbitro distribuisce carezze, permette Nicola Berti. L'Inter non sembra avere ancora focalizzato l'obiettivo. In tribuna c'è chi riconosce Matteus e spera nel rientro del tedesco per aggiustare le cose. Nella ripresa tuttavia si vede un Inter più determinata, anche se tutti i tentativi di Berti e Serena non centrano il bersaglio. La partita ora si tinge di nerazzurro. Il colmo per l'Inter è però questa palla ballerina di Klinsmann che Caricola e Braglia riescono a catturare in circostanze assai difficili. Ma l'errore della difesa genoana che si apre al centro davanti a Berti è decisivo. Serena risolve la domenica nerazzurra così. Il gol è un premio abbastanza meritato per un Inter che è andata vicino alla rete ripetutamente nella ripresa.
È fatta neanche per sogno. Berti piazza l'amo per Torrente senza che il pesce abbocchi. Il Genoa va vicino al pareggio con Ruotolo che mette i brividi a Zenga con il cuore in gola anche perché fresco papà. Questo miracolo sulla palla di Eranio il portiere nerazzurro lo dedicherà al pupo, mentre Serena guarderà alla classifica. Sarà un campionato all'insegna dell'equilibrio e della difficoltà. Il Napoli però non perde il passo, anzi non riesce a perdere proprio. Con Klinsmann adesso ha trovato un accordo, lui non segna e in compenso segna lei. No, Jürgen li ha fatti i gol, li sta facendo come. Io ero un po' in ritardo all'inizio, adesso mi sto riprendendo. Il professor Scoglio è dalla parte del cliente. Chi viene al campo può vederci perdere, però non dirà mai questa squadra che si chiude o maledisce il prezzo pagato, no? per il biglietto. Assista ad uno spettacolo gradevole. Sì, sì, parte, parte. Roberto. Allora, vuoi fare come Gigi Riva? Resti a vita? Ma questa è la mia speranza. Così cerco solo un po' di garanzie per un futuro più bello per la Fiorentina. Senti, Berti ti ha lanciato un messaggio attraverso i giornali, scudetto e ambizioni non hanno prezzo, ma forse non è vero. Ma forse quello che ha detto Nicola può essere anche vero, comunque credo che ci siano anche altri valori di vita che sono molto più importanti. Lo tratteranno male Nicola oggi? Ma speriamo di no. Grazie. Allora Nicola, ciao. In 30 secondi si può raccontare la storia del trasferimento di Berti? Come mai se ne parla ancora tanto? No, un'altra volta, basta, ormai se ne è già parlato tantissimo tempo. Purtroppo mi addebitano delle colpe che non sono mie, la colpa è sempre della società, però quando si ha un solo giocatore contro un'intera società, insomma la società è più potente, dunque mi ha schiacciato. Senti, fischieranno più Berti o i problemi della Fiorentina oggi, secondo te? Speriamo i problemi della Fiorentina, speriamo. Ciao Nicola. Ciao. E invece ha fischiato proprio lui la curva Fiesole, ma anche l'arbitro ha fischiato anche con severità. Le fa respingere subito il capitano Battistini, ma poi toccherà a Serena e via, ad altri. I giocatori certo non aiutano il bravo Tullio da Messina che tiene fino all'inizio la partita in mano, ma in campo non si scherza, non bella per manovra e per fluidità. La partita è serrata, agonisticamente determinata, Matheus non lascia Baggio, Mappin non lascia Klinsmann. Insomma si gioca stretto, come vogliono i signori della panchina. Il risultato è quello, nel primo tempo, di portieri con molta paura, ma senza gran lavoro. Si tira da lontano ed è Dunga il protagonista di questo tipo di tentativi. Lotta alla gigante, Dertis è quasi bloccato, mentre Matteoli cerca di dare ordine ad una manovra che viene sempre interrotta. Il gol, è chiaro, verrà da fermo, come si dice. E viene infatti perché Baggio sguscia via a Bergomi e Bergomi tocca la palla in modo da far decidere l'Anese per il rigore. Lo stesso Baggio non si preoccupa di quella vecchia conoscenza che è Zenga, che alla fine gli batte le mani. Inter nello spogliatoio con morale a pezzi neanche per sogno, Trapp li resuscita e lo stesso Matheus regge alla battaglia. Sì, 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 anche un'altra cosa era importante oggi per me, ho giocato senza problemi dopo l'operazione, dopo 7 settimane e questa è una cosa per me anche importante, non solo il pareggio, anche la caviglia, io ho giocato con questa caviglia senza problemi. Ma il pareggio viene dopo 5 minuti dalla ripresa, su lunga rimessa, eccolo Serena risalire la classifica dei cannonieri, Landucci si oppone ma non è fortunato, appunto è pareggio. E il Berti, francamente, un po' frastornato, vola verso il raddoppio poco dopo. La curva Fiesole è graziata, palla fuori. Tocca però a Landucci compiere la parata capolavoro dei suoi sofferti 90 minuti. In angolo su Klinsmann. Al 14° il rigore. L'Anese scorge il fallo nell'azione di Dell'Olio su Cucchi. Serena va al raddoppio. Fiorentina e Inter non sono nuove ai capovolgimenti, sicché quasi sembra di respirarlo questo pareggio viola ad essere in campo. Baggio prima la barriera, poi la traversa, non era la sua giornata rigore a parte, allora ci pensa Dell'Olio. Pareggia il conto sul presunto debito del rigore procurato e salva la Fiorentina. Finisce sul 2-2 che tutto sommato non scontenta nessuno. Trapattoni soddisfatto del risultato in una partita molto ricca di episodi, no? Sì, direi ricchissima, è una partita che ha avuto molte facce, per noi era una partita difficile, poi quando si entra nello spogliatoio con un rigore di quel genere al 45esimo, anche come fenomeno reattivo,
c'è dell'imprevisto, invece la squadra nel secondo tempo si è comportata molto bene, direi che c'erano i presupposti che potesse anche non essere una partita altamente spettacolare. Io credo che però ci si sia divertiti, ha avuto dei contenuti atletici, dinamici, anche fallosi nei limiti consentiti. Tutto sommato sono soddisfatto perché è un pari molto importante. È stata giocata anche abbastanza bene per certi versi, non in punta di piedi, una gara molto tesa, fatti episodici che possono lasciare qualche discussione. Però direi che io ho trovato una Fiorentina in recupero e ho trovato un Inter sicuramente all'altezza della situazione. Con l'orecchio puntato su Flaminio, l'Inter aveva una gran fretta di liquidare l'ostacolo udinese preparato da Marchesi con la speranza di salvare lo 0-0. Dopo i due tentativi di Klisman e Serena, anche i friulani hanno avuto un paio di occasioni. Sfortunato lo spunto di Balbo, mentre poco dopo Vanoli alza malamente a pochi passi da Zenga. La prima rete dell'Inter verso la mezz'ora, punizione di Breme e colpaccio al volo di Matteus, tiro forte angolato che rivediamo. 1-0. Primo intervento di Zenga su girata di Balbo, tuffo un po' televisivo anche per evitare colpi di freddo. Difesa nerazzurra non sempre impeccabile, Zenga deve anticipare Branca. L'Inter sente la necessità di segnare il gol della sicurezza, deviazione di Serena. L'Udinese prova a passare dalla sinistra visto che dalla parte di Breme è sempre difficile, Zenga blocca su Sensini. Il raddoppio al 22esimo, Serena scatta sul lancio dell'ottimo Matteoli e centra, Klisman è abbastanza libero e infila l'incrocio dei pali. Azione che rivediamo. L'Inter rosicchia due punti al Napoli, Marchesi, vista la squadra anche in partita, potrà cercare la formula salvezza. Gianluca Vialli per una domenica abbandona la Sampdoria e torna nella sua Cremona. Ha con sé le stampelle, la radiolina e un plaid. La giornata è polare. Solo Giovanni Trapattoni sfida il freddo senza cappotto. La temperatura rigida non infastidisce neppure i tre tedeschi, che alla fine risulteranno le armi vincenti dell'Inter. Matteus in palla, Klinsmann insidioso e Breme a pieno servizio nonostante la frattura all'avambraccio. La Cremonese cerca di limitare i danni giocando di rimessa e in verità nel primo tempo concede solo due palle gol agli interisti. La prima è propiziata da uno stacco di Serena che costringe Rampulla a un intervento difficile. La seconda tocca a Matteus, il cui tiro toglie un po' di brina dalla traversa. Si va al riposo sullo 0-0. Sentiamo Vialli. Sono venuto a prendere un po' di freddo e il mister mi ha detto: vai a vedere tu come gioca Inter, perché noi giochiamo con l'Inter il 19 di... Sei l'osservatore di Boscov. Osservatore di Boscov e tifoso della Cremonese. Come va il gambone? Benissimo, benissimo. Mi riposo un po' e tutti sono contenti perché dicono che così sarò in forma per il mondiale. Come finisce? L'oracolo. E io dico che pareggiano e l'Inter prende un altro palo. Vialli azzecca l'imitazione di Boscov, ma non il pronostico. Dopo che il suo amico Zenga si oppone a Chiorri, sventando l'occasione più favorevole ai grigiorossi, l'Inter si scuote e sfrutta al massimo un'evenienza fortunata. Un rimpallo favorisce Berti, che segna il gol partita. È l'ottavo minuto. Burnic sa benissimo che rimontare contro una formazione così titolata è impresa difficile. Nemmeno il doppio innesto di Neffa e Bonomi provoca una reazione. Anzi, la squadra di Trapattoni legittima il successo sfiorando il raddoppio col solito Matteus e con Klinsmann in acrobazia. Secondo il tedesco la sfera avrebbe varcato la linea di porta. La giornata della Cremonese, oltre che dalla nebbia, è resa ancor più grigia dall'espulsione di Garzilli, che protesta con l'arbitro e raggiunge gli spogliatoi un minuto prima degli altri. Bel quadretto Guarneri e Trapattoni. Allora, voi da avversari, sì. Non avversari. Abbiamo giocato anche come compagni, anche insieme nazionale. Un parere sull'Inter di questo signore qui? Ma l'ho visto bene, una squadra molto essenziale, non ha rischiato niente, oggi ha vinto, penso, meritatamente. Oggi questo risultato è un risultato, direi, estremamente importante. Napoli ha vinto, il Milan ha vinto, la Sampdoria ha vinto. Ma alcuni sul proprio terreno, noi fuori casa, su una Cremonese
che ultimamente aveva dato segni nettamente di crescita, aveva messo in difficoltà grosse squadre. Burnic, in precedenza la sua Cremonese aveva sempre fatto risultato contro le grandi del campionato. Sì, la nostra squadra oggi non ha giocato una buona partita, direi che forse in fase offensiva non abbiamo dato e punzecchiato la difesa avversaria come altre volte. Gasperini ha giocato oggi con questa mano, direi, adeguatamente protetta. Adesso senti un po' male. Dopo la partita adesso io molto male. Io molto male, ma io gioco non con mano, io gioco con piede. Con piede. Per concludere, Lothar Matthäus con un mazzo di fiori e in versione romantica. Nonna? Sì, siamo qui. Sempre? Sì. Devo comprare sempre un piccolo regalo per mia moglie e tu con la partita. Ciao. Lothar? Sì. Con la Coppa Italia volata via sulla ruota di Ascoli e con l'incombente pericolo di perdere Zenga, sembrava una settimana nera per la squadra di Trapattoni. Ma l'Inter in campionato è un'altra cosa. In 4 giornate ha rosicchiato 3 punti al Napoli sfiorando il clamoroso aggancio. La sacra rotula di Zenga è incerottata ma funzionante. Il Bologna è venuto a Milano per puro interesse scientifico. Vuol sapere se lo smog c'è davvero. Ma resta asfissiato in 3 minuti. Il giovane Luca Villa vuol subito la maglia a ricordo di Serena e Agnolin non tollera. Questione di interpretazione, dice Cabrini. Sono interpretazioni che certe volte vengono date, cioè il rigore viene dato, cioè certe volte si corre perché l'azione ormai era conclusa e quindi, però ecco, c'è stata questa tenuta sicuramente. L'Inter è già in vantaggio e Matthäus, dopo aver tirato la prima bordata dal dischetto, fa il bis su imbeccata di Klinsmann. I rossoblù invocano l'offside, ma Cabrini ammette. Si è infilato Matthäus, non è che abbiamo cercato di fare il fuorigioco, si è infilato bene lui, nel momento in cui aveva passato i difensori, si trovava davanti al portiere, abbiamo alzato la mano per chiedere il fuorigioco, tentando appunto di trovare un po' l'inganno il guardalinea. Ma i guardaline ormai vanno a ripetizione di fuorigioco e sono preparatissimi. Nella giornata della cucina tedesca, dopo 16 minuti, l'ex fornaio Klinsmann offre il terzo amaretto a Cousin. Dei 32 gol nerazzurri, 20 sono stati segnati dai 3 Panzer. Dopo un doppio attentato Cabrini-Marronaro a Zenga, Agnolin vede fuori la palla di Matthäus per Klinsmann che segna. Poi Lothar centra il palo. Stenta a farsi strada l'odore del tortellino bolognese nella camera a gas interista nonostante l'ingresso di Giovanni. La partita è sempre a strisce nerazzurre. Con tanti errori in fase conclusiva e tanti salvataggi di Cousin e dei suoi compagni. L'Inter insomma ha ritrovato se stessa. Berti e Matthäus non sono più quelli di Ascoli. Anche se il Bologna ha mezza difesa fuori, c'è da dire che l'Inter appare al meglio. Trapattoni è così contento da accettare dai suoi gli schiaffi come fossero carezze di Kim Basinger. Sì, io avevo chiesto ai ragazzi datemi pure uno schiaffo morale, me l'hanno dato, sono contento dal momento che alcune cose lette non sono state dette da me, almeno per quanto riguarda le ultime 48 ore, quelle di mercoledì sicuramente erano le mie, e devo dire che i ragazzi hanno ribadito appunto il loro stato ottimale dimostrando che mercoledì Ascoli è stato un episodio. Cabrini. Trovarsi in svantaggio dopo praticamente 2 minuti di un gol e dopo un quarto gol di 3 gol, praticamente la partita si è conclusa in quel periodo di tempo. Giocare a Milano e perdere 3-0 poi non è facile, non dico recuperare, però organizzare un gioco capace di poter tenere testa agli avversari. L'Inter è uscita dal campo capolista ritrovandosi seconda negli spogliatoi. Matthäus. Napoli fa sempre il gol le ultime 2-3 minuti. E va bene, questo è il calcio, adesso siamo solo 1 punto dietro di Napoli e questa è una buona situazione per noi. Vi ricordate ancora che un certo Vialli gioca con voi? Vialli? O noi potete fare a meno? Mio contratto con Saldoni è fino al 91, per Vialli ha fino al 93. Direi che tutto sommato l'infortunio di Vialli ci ha permesso magari di scoprire altre qualità che magari non avevamo.
Se Dossena ha ragione, non tutti i mali vengono per nuocere, dunque. Rischia l'Inter? Non esageriamo, sembra dire il vice di Vicini alla presidente e al suo consulente, mettendo via il giornale. Anche perché il Trap, per esorcizzare i mercoledì neri, conferma la stessa formazione che domenica lo ha fatto felice in un quarto d'ora. Mazzone invece cambia, per esorcizzare le torri interiste fa felice un esordiente, Egidio Ingrosso, cresciuto in casa. Ha solo 18 anni ma è più alto di Garzia. A Klisman concederà poco o nulla, come peraltro Marino a Serena. Per il resto allineati e coperti nel Lecce, una punta in meno ed un centrocampista in più per ridurre gli spazi di propulsione a Matheus e Berti. E così, nonostante la supremazia territoriale nell'azzurra, la prima palla gol è leccese. La sciupa Moriero, concludendo male il bel contropiede avviato sulla destra dall'ottimo Levanto. Mazzone non fa in tempo a dolersene, che Berti restituisce subito la cortesia dopo una bella combinazione con Matheus. Bella anche la combinazione tra Benedetti e Carrannante, sulla quale la difesa interista si salva in affanno. Mira sbagliata di poco anche nelle conclusioni a rete, con le quali su un fronte e sull'altro Matheus e Moriero vivacizzeranno ancora il primo tempo. La ripresa in realtà offre meno, in un paio di circostanze Serena, pescato bene in area da Matheus, si confermerà cannoniere triste. Così come Zenga e Terraneo si confermeranno portieri attenti. Il primo su un'incursione dell'ottimo Conte, il secondo su un paio di punizioni nemmeno troppo pretenziose di Brehm. Non si è vista in definitiva l'Inter di domenica scorsa, ma nemmeno quella del mercoledì nero di Ascoli. Alla fine tutti contenti, anche Trapattoni. Tutto sommato possiamo essere più che soddisfatti, questa trasferta era fra le più insidiose e non possiamo andare in giro sempre cercando e credendo di fare dei grossissimi risultati. Anche noi del Lecce siamo contenti perché pareggiare con l'Inter non è da tutti, anche perché l'Inter ultimamente non è che scherzava molto. E qui è un punto molto importante. Napoli e Milano hanno vinto. Sì, beh, giocavano sul proprio terreno ed era anche, mi sembra, un po' scontato. Di questo no di Baggio alla Juventus che dice? L'ha consigliato lei? No, io non ho consigliato niente a nessuno e penso all'Inter, è chiaro. E quello che poi decidono i giocatori e le società non spetta a me interferire. Due atti con Matheus e Mancini primi attori val davvero una scarpinata ecologica. Luca Vialli, nuovo allenatore della Sampdoria, no? C'hai tutti i segreti dell'Inter in mano? No, non è proprio così. Io ho visto una partita e ho detto all'allenatore e ai compagni come avevo visto l'Inter. Una grande squadra, molto concreta. E poi oggi dipende solo da loro perché a parole è difficile risolvere le partite. Questa storia della eterna immatura degli anni 80 alla Sampdoria direi che è finita, no? Sì, penso proprio di sì, anche se di solito è proprio quando ci tolgono queste etichette che magari ci succede qualcosa per cui magari ce la meritiamo ancora. Speriamo invece oggi di confermare quanto di buono stiamo facendo da quando manco io. Scudetto che è una chimera? Non per noi. Milano vende moda e distribuisce gol. Bosco fa Trapattoni. Esci tu o esco io? Non c'è posto per due alle spalle del Napoli. Victor sente freddo. La Sampdoria schiera Dossena a tamponare su Brehm, pari su Matheus, mentre Vierkovod marca Serena e Mannini sta su Klinsmann. L'arma blu cerchiata è il contropiede e Carboni si propone subito come risolutore. Serena scambia una perla per una ghianda, come nella favola, e la butta via. Carboni fa breccia ancora per la felicità di Zenga. Alla Sampdoria mancano, oltre a Vialli, Pellegrini e Sereso, e come inizio non c'è male. Tanto più che Serena non riesce a capir bene cosa gli stia capitando fra i piedi o sulla testa. Matteoli è in palla, Matheus è un'ira di Dio e la Sampdoria non riesce a fermarlo. Dopo le occasioni iniziali è costretta a subire. Delia fa vedere che i piedi li sa usare pure lui. Un perentorio a fondo nerazzurro e nasce la punizione del primo gol, targato Lothar. Una bomba. Mezz'ora esatta, dice il cronometro di Bosco. Er Matheus ha fatto 4 gol nelle ultime 2 partite in casa e 8 in totale. Matteoli vede frenare da Pagliuca la sua azione travolgente. Catanez è in buona giornata, ma in pratica esce di scena così.
E per l'Inter arriva il secondo gol. La manovra è bella, il tocco decisivo di Matteus, come conferma Pari. No, io la palla non l'ho toccata per niente, l'ho toccata fuori dietro di me e Matteus con la punta del piede è riuscito proprio a indirizzarla verso l'angolino. Zenga è in vena di acrobazie. Per il suo amico Vialli, notizie tristi dall'uccellino della radio. I piccioni hanno abboccato anche stavolta. L'Inter potrebbe andare ancora in gol. La Sampdoria, con Lombardo, è in grado di riaprire la partita, ma l'attaccante colpisce male. Breme ha il braccio ingessato, ma il piede svelto. Un fendente per Serena, in ritardo, ed uno per Pagliuca, che si fa le ossa per il futuro. Mancini ci prova da due passi e dà a Zenga l'opportunità di imitare Chechi. Nemmeno Vierkovod vuol sentirne di far gol. Boskov, ieri, in auto era uscito dall'autostrada per Milano. Oggi, forse, è uscito dall'autostrada dello scudetto. Allora, Boskov, una brutta sconfitta, tra virgolette, però lei ieri aveva detto che non avrebbe compromesso niente. Non era brutta sconfitta è perché noi abbiamo fallito. Perché partita era ai nostri mani i primi 35 minuti. Inter ha fatto poco. Più la speranza o la certezza dell'effettivo valore della Sampdoria? Io sono contento, penso oggi i sampdoriani hanno lottato 100%, hanno fatto tutto bene. Per me come allenatore abbiamo perso con testa alta. Con testa alta anche un po' con testa ingenua. Perché palle e gol si devono mettere dentro. Non si possono sprecare sempre e noi facciamo tante volte e questo, per questo abbiamo 4 punti meno di Napoli e 2 punti meno di Inter. Matteoli, Inter grande o Sampdoria ingenuo? Sempre questa è la solita domanda che gli fanno all'Inter. L'Inter ha giocato la sua partita, l'ha giocata bene, ha vinto meritatamente, però la Sampdoria resta sempre una grossa squadra. L'Inter più equilibrata anche in difesa, adesso le cose vanno meglio. Sì, in effetti stiamo rispondendo egregiamente anche in questa intercambiabilità difensiva. Diciamo che c'è un Inter in questo momento che viaggia quasi 11 undicesimi giornalmente in ottima condizione. Ma anche gli altri viaggiano, il Napoli vince sempre. Sì, forse di dubbio, si sapeva che questo campionato doveva essere un braccio di ferro per più squadre, quindi lo è e conferma ancora quanto aveva previsto quest'estate. L'Inter le prende a Torino dalla Juventus. Ti dico una cosa, sono amareggiatissimo perché abbiamo perso, però come in tutte le cose dello sport bisogna anche accettare la sconfitta, per cui sia che era fuori gioco sia che non era fuori gioco, adesso non servirebbe a niente rivolgersi alla Moviola, che tra parentesi per me è un mezzo da cancellare, e basta. Al di là di dubbi, arrabbiature, moviole e centimetri, Juventus-Inter regala 90 minuti di eccezionale spettacolo agonistico, con almeno 20 azioni degne di legittimare gli sforzi a targhe alterne per raggiungere lo stadio. La partenza dei bianconeri è convincente e le polette di Barros disorientano la difesa di Trapattoni, che non si attendeva a Schillaci e Casiraghi simultaneamente in campo. L'Inter, a sua volta, si distende in fase di rimessa con estrema scioltezza, ed è soprattutto Klinsmann a imporre probanti test di potenza e velocità a Napoli e Tricella. La retroguardia bianconera può contare su un brio implacabile su Serena, anche se in questa circostanza è proprio un liscio dello stopper a dare via libera all'avversario diretto. Trapattoni sostituisce Bianchi con Baresi e, a dimostrazione del fatto che giocare con un difensore in più non significa per forza attaccare peggio, trova con questa mossa lo schieramento più equilibrato per frenare la vitalità dei padroni di casa e capitalizzare le dirompenti progressioni di Klinsmann. A punte bianconere bloccate, tocca a De Agostini, prima su punizione e poi con un traversone per Schillaci, chiarire che la Juventus ha intenzione di non arrendersi. Nella ripresa è soprattutto la squadra a dimostrare di essere all'altezza di Zoff, sfoggiando temperamento e agilità su un campo pesante non del tutto adatto alle caratteristiche dei giocatori. Schillaci e Casiraghi si scuotono e su invito del siciliano è l'ex monzese a sfodellare un pallonetto che coglie la traversa. Scampato il pericolo, l'Inter esercita per 20 minuti una netta prevalenza territoriale e la superiore forza d'urto del centrocampo è testimoniata da questo affondo di Matteus. Agnolin è in giornata dinamica e autoritaria, invita De Agostini a rialzarsi senza troppe concessioni al cronometro e De Agostini, come vedete, ci resta piuttosto maluccio. Quando il laterale sinistro si riprende dallo shock, mette in condizione Alessio di prodursi in questa girata, che sancisce il risveglio degli uomini di Zoff.
Il gol decisivo giunge al 25esimo della ripresa, quando un tiro di Aleinikov viene deviato in rete da Napoli, suscitando le proteste nerazzurre già documentate all'inizio del servizio. Mentre l'Inter si sbilancia in avanti, la Juventus ha la possibilità di sfruttare la sua rapidità di esecuzione in spazi più ampi, sfiorando il raddoppio con Barros. È tuttavia la formazione di Trapattoni, a pochi secondi dallo scadere, a timbrare una prestazione comunque vigorosa e continua con questo colpo di testa di Serena, sul quale Tacconi para la luce. Al secondo minuto, Verdelli, cross di Rossini per Serena, interviene Lorieri, quindi rovesciata di Morello, fuori. Ancora Rossini per Serena, si tuffa Lorieri ma la palla era fuori bersaglio. Al 25esimo cross di Bianchi, saltano Serena destro, palla sul fondo. 10 minuti dopo, Matteoli cross per Morello, pare in tuffo Lorieri. Al 38esimo su Garlini lanciato a rete, esce Zenga di piedi e rimedia. Poi Carillo offre un bel pallone a Cavaliere ma il tiro è impreciso. Al 40esimo ancora cross di Rossini, destro e Serena a contatto, cade l'interista e si invoca il rigore. Cornieti non è dell'avviso. Al terzo della ripresa, punizione di Matteoli, Morelli in ottima posizione, come vedete si fa precedere da Aloisi. Un minuto dopo, tocco all'indietro di Serena, tiro al volo di Morello sopra la traversa. Al 12esimo punizione di Matteoli, la difesa scolana non ne riesce a liberare, poi Aloisi manda in corner, rischia addirittura l'autorete. Al quarto d'ora ancora Matteoli per Cucchi che spreca una buona occasione. Al 19esimo cross di Rossini tocca all'indietro Luisi, al volo Bianchi agguanta Lorieri. C'è stata una deviazione di difensore. Infine un altro episodio contestato, al 25esimo Serena contrastata da Colantuono cade al limite dell'area ma Cornieti fischia il fallo contro il nerazzurro. L'Inter ha effettivamente sciupato diverse occasioni ma va ricordata l'assenza di uomini chiave nelle file nerazzurre. Assenze che hanno condizionato ovviamente tutte le manovre. L'Ascoli ha fatto la sua brava partita difendendo con coraggio e alla fine ha strappato un pari per lei molto prezioso. Piuttosto contestato l'arbitro Cornieti al termine della partita. Tutto, linea Paolo Valenti. Incontro al Flaminio per due amici di vecchia data. Trapattoni recupera in blocco i panzer tedeschi. Radice deve rinunciare ad alcune pedine importanti e schiera a tempo pieno il ventenne Cucciari. L'Inter, per mantenere il contatto con le squadre leader, deve vincere e preme immediatamente sull'acceleratore. Al settimo Serena va in gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco, segnalato dal guardalinea e con un attimo di ritardo. I nerazzurri insistono e dopo soli due minuti ottengono il vantaggio con questo splendido tiro di Klinsmann dalla lunga distanza. Viste le premesse, sembrerebbe non esserci partita, anche perché l'esperto centrocampo degli ospiti prevale sui giovani colleghi giallorossi. Rudi Völler, stimolato da una gara che parla prevalentemente in tedesco, vuole essere über alles e prende la Roma per mano. Il centravanti si prodiga confezionando assist per i compagni e tentando più volte la conclusione personale. Giannini intuisce che un capitano nei momenti delicati deve dare qualcosa di più e sul suo colpo di testa sta già per esultare. Il principe però non calcola che in porta c'è il compagno di nazionale Zenga, che si allunga e consente ai nerazzurri di chiudere il primo tempo sull'1-0. Presidente Pacchetti, presidente Pellegrini ancora arrabbiato con gli arbitri? Ma no, io vorrei chiarire questo, che l'Inter non pretende che gli arbitri non sbagliano mai, questo lo sappiamo che è impossibile, però come possono sbagliare una volta a favore e una volta contro per noi, vorremmo che anche per altre squadre sbagliassero una volta a favore e una volta contro. Zibi Boni che nega, ma venerdì non c'è stata una scena clamorosa con l'avvocato Agnelli per rifondare la Juve? Sì, ma anche io ho letto giornali, ho letto che ho visto Bettega, Tardelli e non mi risulta assolutamente. Senti, la Roma? In calcio esistono anche le sorprese, però per i primi 45 minuti l'Inter si è dimostrata una squadra migliore. Ripresa, come intonano i tifosi, la Roma gioca col cuore e ottiene il pareggio al quarto minuto. Punizione di Bertold, insidiosa sul terreno viscido, respinta di Zenga e tocco vincente del terzino Tempestilli al terzo centro stagionale. È lui l'attaccante più in forma della squadra di Radice, 1-1. Da segnalare ancora la sgroppata dell'inesauribile Brene, che impegna Cervone dopo 50 metri alla Carl Lewis e l'opportunità per Rizzitelli in ritardo all'appuntamento con Föller. Poi non succede più nulla, in fondo il pari accontenta una Roma rimaneggiata e un Inter che disputa l'ultimo quarto d'ora praticamente in 10. Trapattoni, avendo già inserito Beppe Baresi e pochi minuti prima Rossini, non può sostituire l'infortunato Matteus. Due squadre diverse, l'Inter del primo tempo e l'Inter del secondo tempo, forse questo l'ha fatto arrabbiare un po' oggi.
No, più che arrabbiare, diciamo, mi sono chiesto ai ragazzi il perché di questa metamorfosi, visto che dopo l'1-1 abbiamo reagito dettando ancora noi il gioco nella metà campo della Roma, quindi dobbiamo, se vogliamo puntare in alto, era un tema che abitualmente avevamo, non dobbiamo perderlo questo, aver fiducia ancora nei nostri mezzi. Tonino Tempestille, nuovo centravanti di rapina della Roma, avevi un sacco di cose da dire dopo il gol? Ma no, direi che sono molto felice per questa prestazione della squadra, poi chiaramente al di là del gol che poi uno è contento, chiaramente io non è che sono un abitué, per cui quando succede l'euforia va a mille. Avevi messo una firma importante oggi? Sì, soprattutto sul contratto che mi legherà la Roma per altre due stagioni. Walter Zenga, quella sul colpo di testa di Giannini può essere definita la parata dell'anno? No, assolutamente no, è stata una bella parata, ha fatto una bella azione Giannini, però non credo. Il motto, l'imperativo di Trapattoni è non mollare mai, però è dura con due squadre a quattro punti. Sì, è dura, però 10 partite alla fine con tutti gli scontri diretti, con una serie di circostanze che dovrebbero venire a favorire magari chi insegue, vediamo, non molliamo. L'arbitro oggi bene? Sì, è stato bravo, perché me lo chiede? Beh, perché in settimana c'è stata qualche polemica. No, da parte mia no, io sono sempre contento dell'operato degli arbitri. Grazie Walter, okay, ciao. Lupo. Perché tu sei il portiere di mio fratello e quindi devi sottostare a questi. Grazie. Beh, il portiere del fratello del presidente del Bari, allora. Zenga non si arrende mai, ma l'Inter? Zenga non si arrende neanche l'Inter, anche se obiettivamente la situazione si è complicata notevolmente. Poi non è tanti i punti di distacco, ma come ci esprimiamo anche oggi, abbiamo tenuto palla per 70 minuti, però abbiamo solo tenuto palla. Se a casa Matarrese il portiere della nazionale, oltre che alle foto e agli autografi, si fosse arreso anche a questa magistrale punizione di Maiellaro, lo scudetto non sarebbe più cucito sulle maglie dell'Inter, nemmeno da quell'esile filo che solo l'irriducibile Trapattoni riesce ancora a filare. Potremo solo eventualmente abdicare dopo aver effettuato i confronti diretti, come ho già detto, e appunto se per caso le distanze dovessero rimanere inalterate o al limite peggio, è chiaro che a quel punto lì potrebbe essere veramente più che arduo, difficilissimo oppure impossibile recuperare. Se Matheus non c'è, si può anche chiedere a Brand di fare il lotar della situazione, così come oggi ha chiesto Trapattoni, privo anche di Mandorlini e Cucchi, ma se dall'altra parte c'è un Bari bravissimo nel pressing difensivo, implacabile nelle marcature, vivace nel contropiede ma sempre attento a non scoprirsi più di tanto, l'Inter non può che sbattere inutilmente la testa, anche laddove di baresi proprio non ce ne sono. Rossini cerca spesso la testa di Klinsmann e Serena, ma trova puntualmente quelle di Lo Seito e Carrera. Quando non sono favoriti dalle frequenti distrazioni del libero Lorenzo, i due si vedono poco, anche perché a centrocampo, onnipresente e indomabile, Terracenere dà filo da torcere a tutti. Solo una volta ci pensa Mannini. Il Bari invece va pure in gol, proprio con quel Lorenzo più bravo nell'area avversaria che nella propria, ma Longhi annulla per i motivi che spiegherà Carlo Sassi. Bari più di una volta pericoloso con Gio Paolo, come nella circostanza sciupata da Monelli. Per Facchetti non è una sorpresa. Il Bari sapevamo che è una buona squadra, soprattutto quando gioca in squadra, gioca qui in casa, sfrutta le sue capacità offensive. Nella ripresa cala a Bremme e cala anche la partita, anche perché il Bari non ha voglia di rischiare. Trapattoni cambia due volte, tentando le carte di Gia e Morello, ma Mannini continuerà a starsene tranquillo. Beh, diciamo che alla fine il risultato ci può anche soddisfare. Visto quello che aveva fatto il Bari nel primo tempo, sicuramente se avessimo vinto non avremmo rubato niente. Ecco. Tocchi si rivede almeno in panchina, come va? Ma abbastanza bene, sto rispettando i tempi che mi aveva indicato appunto il chirurgo che mi ha operato. Tutto sommato sono andato in panchina per fare il numero quest'oggi. In questo momento è difficile stabilire se è più forte Milano o Napoli, però sicuramente sono due squadre che stanno onorando la grande del campionato. Intanto mercoledì puoi sempre fermare Van Basten. Beh, oddio, io ci provo mercoledì, poi ci provo anche la domenica quando lo incontro nel derby. Però lui è fortissimo, è un fenomeno. Vediamo un po'.
Guardate queste immagini. C'è chi fa esercizio di quel razzismo che genera violenza rischiando persino l'osso del collo. Acrobazie per mettere uno striscione offensivo, sfide rusticane. E questo sarebbe il calcio? Ecco, Ferrara, tu sei un grande amico di Maradona. Diego proprio non ce l'ha fatto a venire. No, se non è venuto vuol dire che stava molto molto male. Il Napoli comunque anche senza di lui non ha mai perso. Beh, non ha mai perso, speriamo naturalmente di continuare anche oggi. Walter Zenga, non c'è il tuo amicone Maradona? E questo è un peccato, perché la gente avrebbe meritato Maradona in campo perché è un grande giocatore. Trapattoni, ciao, non c'è Maradona? No, Maradona io credo che ci sarà. A spionaggio andiamo male. In compenso funzionano i pompieri che ammainano lo striscione della vergogna. I robot della violenza vorrebbero magari che Bigone e Trapattoni si picchiassero. Illusione. La schiena di Maradona non si è piegata ed in campo c'è Mauro. L'Inter recupera un Matteus non al massimo ma sempre efficace. Careca se la vede con Bergomi. C'è appena il tempo di guardarsi in faccia ed il brasiliano con una volata si beve tutta la difesa dell'Inter e consegna agli archivi questo capolavoro che però resterà l'unica perla di una partita che per il Napoli si rivelerà deludente. Il brasiliano ballerà soltanto una volta. De Napoli gioca su Breme, fonte della manovra nerazzurra. L'Inter manda avanti tutti i propri uomini e va anche vicino al pareggio. Ma in questa prima fase non c'è molta lucidità e la difesa del Napoli tiene bene. Viene annullato un gol di Berti. L'Inter ha la sensazione di poter passare, ma dovrà aspettare il secondo tempo. Il Napoli si salva in alcune circostanze in maniera rocambolesca. Intanto, per fargli paura, Crippa manda qualche messaggio minaccioso a Zenga. Berti vorrebbe fare il Careca, i difensori del Napoli vengono superati come birilli, ma Giuliani salva. Il Ministero della Difesa è preoccupato. Clemente Mastella, sottosegretario alla difesa, tifosissimo del Napoli, era già qui per Milan-Napoli, un'altra partita però. Il Napoli si difende, ma vince dopo il primo tempo. No, si difende bene, con un po' di batticuore, spero che alla fine del secondo tempo resti così. Ride bene chi ride in ultimo, per ora sorrido, speriamo di ridere alla fine. Carlo Tognoli, ministro dello sport, turismo e spettacolo. Da tifoso interista preferisce lo scudetto, al Napoli o al Milan? Beh, io sono anche milanese, quindi non mi dispiace se lo scudetto rimane a Milano. Nel secondo tempo occhiatacce del trap e pareggio immediato. Autogol di Ferrara sul cross di Matteus che metterà il piedino in due dei tre gol nerazzurri. I napoletani contestano. Indovinate chi si frega le mani. Facile, no? La Santa Chiesa dice che saranno tre. E subito dopo il centro lo fa Klinsmann. A San Siro il Napoli ha preso 5 gol di testa in 15 giorni, quasi un record. Il trap ce l'ha con qualcuno. Nonostante sia tempo di carnevale, Agnolin non raccoglie e gli annulla questo gol per una questione ginnica. Sul 3-1, segnato da Bianchi, dopo la prodezza di Giuliani sul tiro di Klinsmann, la partita praticamente termina. C'è spazio per alcune facce di una tranquilla domenica di tensione. Il Napoli a Milano non ci verrà più per quest'anno. Serena e Zenga verranno squalificati. Azeglio Vicini, commissario tecnico del Nazionale, il campionato è finito oggi. Ma non so, manca ancora due giornate, ma è stata una giornata abbastanza indicativa per la verità. Questo Milan in effetti è irresistibile. Ma io ho visto l'Inter oggi, quindi commento la gara dell'Inter che ha avuto dopo il gol subito una grande reazione. Giovanni Trapattoni, avete giocato per il Milan? No, noi abbiamo giocato per noi stessi, visto che poi avremo il derby e semmai vedremo il distacco a quel punto lì fra noi e loro, e appunto la nostra speranza è di fare noi la corsa e non sicuramente favore agli altri. Bigon, perdere il primato dopo 25 domeniche? Fa un certo effetto, a dire la verità, anche perché ci eravamo abituati a star lassù. A questo punto deve scattare la molla che così ci spinga di nuovo a fare di tutto per tentare di recuperare questa posizione. Se il Milan continuerà ad andare con questo passo ci troveremo a cappello, ma questo lo faremo solo a fine anno. Per il momento non deponiamo sicuramente le armi.
Fusi, qualcuno sostiene che il sostituto naturale di Maradona sia Zola. Zola non è stato impiegato. Ma finora, quando Diego non c'è stato, ha sempre giocato Mauro. Una cosa è sicura, di Maradona ce n'è uno e non c'è sostituto che possa giocare come gioca lui. Lazio ha strappato dalle maglie dell'Inter lo scudetto tricolore. Una grande prova di tutta la squadra, tanto che alla fine il risultato poteva essere più largo. Gabriele Pin, 4 gol in 3 partite, e Ruben Sosa hanno piegato un'Inter ostica e grintosa. Soprattutto l'uruguaiano ha giocato la sua migliore partita di tutto il torneo. Sì, Sosa è un gran giocatore, ha dimostrato più una volta. Penso che lui ha passato un momento difficile, tanto lui come tutta la squadra, con 4 sconfitte consecutive, questo fez con che la Lazio sentisse un po'. Però tutti i giocatori parlando fuori campo, teve carattere, personalità, fuori campo principalmente, dentro di campo dimostrare che noi sappiamo giocare al calcio e la Lazio tiene una buona squadra che sa di arrivare nel punto più alto della classifica. Ma veniamo alla partita. Non era trascorso neppure il primo minuto e già Pin e Sosa assaggiavano le condizioni di Malgioglio. Scambio stretto tra i due, secco destro di Pin, ma il sostituto di Zenga non si fa sorprendere. La Lazio gioca con brio, in scioltezza, senza riverenze davanti ai campioni d'Italia. Al decimo, Sosa, lanciato in area da Pin, viene messo giù da Malgioglio. Rigore che il piccolo uruguaiano trasforma con grande freddezza. È l'1-0. L'Inter reagisce, ma Orsi, ottima ancora la sua partita, blocca il colpo di testa di Verdelli. Il pareggio dei nerazzurri arriva a 3 minuti dal riposo. Bianchi mette in mezzo dalla destra, la palla attraversa tutta la porta laziale e Mandorlini tutto solo da quest'altra parte depone in rete. Ad un minuto dal fischio della prima parte della partita, la Lazio sfiora il raddoppio. Cross di Sclosa, Amarildo svetta di testa, ma Malgioglio agguanta con sicurezza. Nella ripresa la Lazio riparte a testa bassa e al quarto minuto torna in vantaggio. È un'azione corale di tutta la squadra. Sergio va via sulla sinistra. Palla per Sosa, che dà ad Amarildo, il quale apre per Pin. Il capitano anticipa Malgioglio e mette in rete 2-1. Gli uomini di Materazzi non si accontentano. Guardate che cosa fanno al decimo con Amarildo. E 3 minuti dopo, con il solito duetto Sosa-Pin. Al 19esimo è Orsi, che si oppone con bravura ad un gran tiro di Mataus. 2 minuti dopo è ancora la Lazio a sfiorare il terzo gol, ma Amarildo non riesce a chiudere. Poi sull'angolo colpisce in pieno di testa la traversa. Al 31esimo Malgioglio nega a Sosa il secondo gol personale. L'uruguaiano va via a Ferri e Mandolini, lascia partire un secco destro, ma il portiere interista riesce a mettere in angolo. A 5 minuti dalla fine Orsi salva su Morello. Sarebbe stata una grossa beffa. Poi il Flaminio si scatena in un grande entusiasmo. Dopo Milan e Napoli, anche l'Inter tedesca si è... Sherlock Holmes indaga sugli eventuali vizi privati e non certamente sulle pubbliche virtù dei nerazzurri. La sua lente scopre che alla fin fine, se la palla non viene depositata nella rete avversaria, nonostante le molte occasioni, non è questione di ricreazione e tempo libero. Eccolo finalmente qualche striscione serio. Il Verona, gioco corto, determinazione, vede farsi sempre più consistenti le possibilità di salvezza. È una cuccagna per i gialloblu giocare a San Siro. I milanesi hanno il cuore grande. Bagnoli si destreggia come deve, cerca di controllare l'avversario spaventandolo con qualche tentativo. A Peruzzi affida il compito di fare i miracoli. Al resto, cioè a sbagliare, pensano i nerazzurri. Un primo tempo non esaltante, con qualche recriminazione interista. Matteus non è un fulmine di guerra e qualche suo compagno è sottotono. Fatti gli esorcismi e cambiati i cavalli, mentre il vecchio Jair ricorda i tempi belli, nella ripresa il Verona subisce l'Inter e per la verità gli errori in fase conclusiva vengono in quantità industriale. A un certo punto Matteus spara su Berti. È il segno del destino. L'area gialloblu è una pentola a pressione. Ogni tanto c'è chi ne esce cotto. Il contropiede gialloblu è agile e pericoloso. Ferri, a San Siro dopo 100 giorni, è alle prese con clienti difficili. Continua la pressione nerazzurra, ma il Verona fa capire di esserci. Pusceddu è assai pericoloso. Le acciaierie Krupp fabbricano tedeschi di ferro, ma non di precisione.
Sul ring dei 16 metri c'è chi ingaggia furibondi corpo a corpo e chi sbaglia a far di conto come l'ex agente di borsa Verdelli. Insomma, quando si sgarra così come fa Berti negli ultimi minuti, non si possono invocare le attenuanti generiche e condannare la cartellonistica. Anche se la buona volontà e l'impegno... Con Matteo Sessacchi, penso che la presentazione del derby non ci sia ospite migliore. Che dici, Matteo? Ma è una partita importantissima per due squadre, con grandi tifosi di Milan. Milan gioca in casa, bel scudetto. Noi giochiamo per vincere, perché quest'anno non era buono e vogliamo vincere questo derby. Fare tutto in una partita? Sì. Allora hai sentito che... sono avvelenati i sacchi questi dell'Inter. No, direi che è giusto giocare per vincere, tutte le squadre giocano per vincere. Io mi auguro che sia una bella partita e che vinca la squadra. Sì, ma brava. Questo Milan è ancora malato, c'era malato o come sta? Ma vediamo fine partita. Ma vediamo, diplomaticamente, okay. Non vogliamo dire altro? Notizie da Genova? Devi aver fiducia. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Gli occhiali per vedere meglio il match? No, senza occhiali non lo vedo meglio. Senti, e dalla tribuna come lo vedi questo match? Come vedi questo Milan, questo Inter, da giocatore, da tecnico? Non mi fare il diplomatico, se tu non lo sei. Penso che sarà una partita un po' strana, penso. Sì, con un risultato un po' strano. Non come chi vince, ma per i gol che fanno. Ci saranno molti gol secondo te? Sì. Sulla mucchetta a rettangoli sparsi di San Siro, il Milan, che per i troppi impegni e per il calo di forma di alcuni suoi uomini non è lucido e determinato come una volta, ha ceduto. La squadra nerazzurra, tatticamente disposta in maniera ottima, ha tolto all'avversario la possibilità di sfruttare al meglio le iniziative di Tassotti e Devani per vie esterne e, dopo aver corso un grosso pericolo all'inizio, salvataggio di Bianchi sulla linea, nel giro di un minuto è passata grazie a uno svarione della difesa rossonera. Certo, se un mago ha suggerito a Sacchi di far giocare Pazzagli per scaramanzia, deve essere subito licenziato, ma siamo sicuri che le ragioni dell'avvicendamento sono di altra natura. Serena è una volpe e sfrutta subito la corale fesseria della difesa rossonera, che in due partite ha incassato il rispettabile totale di 6 gol. A questo punto il derby diventa la partita su misura per l'Inter. Giocare di rimessa contro un Milan che riceve solo da Donadoni le idee offensive apprezzabili è abbastanza facile per i nerazzurri. Tanto più che Van Basten e Massaro vanno alla conclusione raramente. Serena, lanciato verso la porta di Pazzagli, viene atterrato in area dal portiere ed il secondo gol di Matteus su calcio di rigore dà la netta sensazione che la partita sia già decisa. Intendiamoci, il Milan continua ad andare avanti, ma salvo qualche momento di lucidità non si vedono che mischie e tiri da fuori area. Nell'intervallo Tognazzi e Pozzetto, rossoneri veraci, hanno poca voglia di ridere. Non c'è dubbio che una partita difensiva con un Milan senza molti sbocchi nel primo tempo abbia facilitato il compito nerazzurro. Nella ripresa si è visto però più di un acuto rossonero. Mazzenga, che in TV vuol continuare a fare il matatore, approfitta anche di queste occasioni. Van Basten ci va vicino al gol di testa, ma non è una giornata fortunata. Di contro i problemi difensivi del Milan saltano puntualmente fuori quando l'Inter viene avanti. A Klinsmann non sembra vero di trovarsi fra i piedi una palla così e la manda fuori. A Trapattoni i nerazzurri per il suo 51esimo compleanno hanno promesso un grosso regalo e sembrano intenzionati a farglielo davvero. Ma quando Costa Curta riesce a forzare la difesa nerazzurra, mancano 7 minuti più il recupero e c'è persino chi accarezza il sogno di un pareggio fra i rossoneri. Zenga protesta perché il guardaline ha sollevato la bandiera e si becca l'ammonizione. Poi però Serena ha via libera da uno sbandamento difensivo dei milanisti, che lo ritengono erroneamente in fuorigioco, e così la festa nerazzurra si fa più esaltante. È il terzo gol. Quelli dell'Inter si mangiano le mani perché hanno battuto in poche settimane Napoli e Milan, ma hanno sperperato altrove.
Quelli del Milan ce l'hanno con Pairetto, ma conservano il primato, sia pure perigliosamente, e pensano al Malin, altra tappa obbligata di un'annata asfissiante. Ecco, se tu potessi, Sacchi, di giocare questo derby, rischieresti Pazzaglia in porta? Ma Pazzaglia ha fatto... Pazzaglia in porta, io credo il Milan abbia fatto, mi pare, su 17 partite qualche cosa come 32 punti su 34. Non mi hai mai fatto questa domanda le altre volte, perché me la fai questa volta? Perché il primo gol appeso sono uscite in rete. Ma perché il raro è umano, ma allora tutte le volte che vincevamo i meriti erano di Pazzaglia? Sì, ma io gli telefonavo, tu non lo sapevi. Ah, sì. Mondonico, 7 gol in 2 parole. Ma vuol dire portare via spazio e tempo ai vostri servizi. Penso che con 7-9 gol da far vedere, penso che gli spettatori non avranno bisogno di sentire ulteriori parole. Bastano le immagini per far capire tutto. Senza parole, come nelle vignette del Travaso. Bergomi, la lama nel burro. Matteus, il tedesco nella bambagia. Baresi, quando il gol piove dal cielo. Berti, lo zampino del furbacchione. Il commissario tecnico svedese Nordin è venuto a vedere Stromberg. Ha fatto turismo. I gol nerazzurri sono stati 7, ma avrebbero potuto essere 9 o 10. Con un Serena protagonista come ispiratore e come realizzatore, l'Inter ha dominato la scena. Persino il primo gol atalantino, propiziato da Caniggia, unica punta, è stato realizzato da un interista, Ferri, all'inizio della ripresa. La vittoria nel derby ha trasformato la squadra di Trapattoni, che ora sembra quella dello scudetto. L'Atalanta, 11 gol subiti in 2 gare, è in fase calante, ha problemi ovunque, centrocampo e difesa. Dicono che Klinsmann e Serena non sappiano andare in gol assieme. Nulla di più falso. Guardate che finale. E che gol Serena sotto gli occhi di vicini. Questa finta per Klinsmann è roba da prestigiatura. Non perdiamo il conto, fanno 6. Anche l'arbitro Felicani partecipa alla festa con questo regalo. Klinsmann così segna il suo 13° gol stagionale. L'Inter mette il 7° sigillo. Poi Nicolini fa star male Zenga, che precipita sulla dura Zolla. Ma forse sta peggio Ferroni. È successo un po' di tutto, purtroppo noi quando o non siamo in condizione o non siamo concentrati al punto giusto, capita di fare queste figuracce. Sette sono proprio pochi, non ci riguarda, semmai ho ritrovato lo spirito di una squadra che è quello che piace a me. Ma è vero che Matteo a un certo punto si è arrabbiato perché ha cambiato posizione? No, dice perché io largo a destra e dico perché adesso tiro un po' il fiato intanto che inserisco l'altra. E quindi ogni tanto tira anche il respiro, mi interessa anche vedere i giovani come Di Giao, come lo stesso Rossini. Ma lui quando si arrabbia parla in tedesco, tu che rispondi? No, capisce molto bene il mio italiano. Ci speravamo ancora un pochettino dopo oggi, penso che bisogna mettersi un po' ancora in pace. Già, ha ragione Berti, la mongolfiera con lo scudetto, anche per colpa del probabile interista Madonna, ricordate il suo gol all'andata, forse è tornata a terra definitivamente. Un uovo di Pasqua in regalo a chi capisce la differenza. A San Sabbia, come l'ha chiamato qualcuno, l'Inter fatica e conferma di non credere più allo scudetto. Zenga dolori al tendine e a sorpresa resta in tribuna a tifare Malgioglio. Berti è in pomeriggio da pieni polmoni.
mentre Mateus è molto arretrato e diligente e nulla più. Contro un Cesena a una sola punta, Agostini, sono dunque i due terzini a poter dare la spinta vincente e soprattutto Bergomi è apprezzabile per vigore e impegno. In avanti però Klinsmann ha dribbling ad elastico e tiro fiacco e Serena, dal canto suo, è soffocato dalla stretta Gelaini-Josic. Così anche l'uscita per infortunio di Cuttone, sostituito dal disinvolto Pierleoni, non crea scompensi ai romagnoli concentrati nel difendere un pareggio importantissimo per la salvezza. Nella ripresa non mancano gli interventi risoluti, malgrado la presenza di tanti ex e qualche aereo tentativo nerazzurro con mira imprecisa. Il Cesena prova ogni tanto a far respirare la difesa e il regista Domini conquista punizioni che poi calcia con astuzia. È il momento decisivo dell'incontro. Andreas Brehme non si fida delle punte e fa tutto da sé. Guardate come si porta la palla dal destro al sinistro per fulminare Sebastiano Rossi, che magari si aspetta un cross. 1-0 e la vittoria dell'Inter sembra scontata. Invece per un Esposito bravissimo come Piraccini, ma sfortunato, c'è un Agostini all'11° gol stagionale, abile quanto accarezzato dagli dèi e dal gluteo di Bergomi. Agostini, domattina i giornali titoleranno il tuo primo gol nel derby. No, non è un derby, è una partita normale che noi abbiamo giocato per la salvezza e dovevamo portare via un punto come disperazione. Ce l'abbiamo fatta anche con l'aiuto di questo campo che lo chiamano un campo infame. Io penso che sia da rivedere questo campo perché non aiuta nessuno a giocare, non fa vedere un bel gioco. Ma parli già in chiave Milan per il prossimo anno? No, parlo in chiave sia interista che cesenata perché oggi ha giocato Inter-Cesena. Lippi ha programmato i 3 punti per i prossimi 3 incontri e per salvarsi ovviamente. Sì, io credo che a 27 punti salvo novità grosse ci dovrebbe essere la salvezza. Speriamo di conquistarli anche se le partite che ci mancano di qui alla fine sono Juventus, Sampdoria e Verona nella partita finale. Trapattoni, si conferma questo per l'Inter il campionato delle occasioni perdute, smarrite? Beh, oggi non è che fosse un'occasione considerando anche il distacco, però sicuramente era un modo per mantenere ancora viva la speranza. In sincerità, tu preferisci che il titolo vada al Milan o a Napoli? Beh, guarda, io sono un allenatore, sono quelle domande scontate che non trovano risposta se non una risposta diplomatica. Cioè? E cioè non te la do perché è chiaro che se non lo vinco io che lo vinca chi vuole o chi può. Linea e vediamo le immagini di questa partita che è stata sospesa dopo 10 minuti di gioco. E queste immagini servono più che altro per darvi la condizione di un campo, di uno stadio che oggi veramente era troppo pieno d'acqua. E troppo pieno d'acqua con uno stadio nuovo fa pensare un po' anche ai mondiali. Speriamo riescano a metterci riparo in tempo. Ed ecco l'azione del gol dopo appena 6 minuti di gioco, gol del Genoa ovviamente, è Caragno che passa palla a Urban, guardate Urban, la passa a Fiorin, Fiorin evita un avversario, poi tira il limite dell'area e batte l'incolpevole Malgioglio. 1-0 per l'Inter, però bisogna dire che l'arbitro signor Lucci, aveva fatto controllare il ribalto della palla prima della partita e questa non ribalzava, quindi sono 10 minuti che ai genuani pesano un po', ma che tutto sommato forse non devono essere neppure giocati. Si giocherà il 25 aprile è stato deciso da entrambe le società e da entrambi i capitani. La Lega dovrà ratificare questo accordo, vedete qua il protesto del Genoa, vedete l'acqua si trova allo stadio di Marassi. La Lega ratificherà l'accordo che c'è stato tra Genoa e Inter, quindi il biglietto è valido, appuntamento rinviato al 25 aprile, sperando in una giornata di sole, cosa non rara a Genova. Genoa e Inter recuperano la partita bloccata dopo 10 minuti alla vigilia di Pasqua per il campo ridotto a una piscina e finiscono per accontentarsi di un punto ciascuna che serve ai nerazzurri per ipotecare il terzo posto in campionato ma serve soprattutto ai rossoblu per mettersi al riparo in zona salvezza, una salvezza che tuttavia non è ancora matematica. Prive entrambi dei 3 stranieri impegnati nell'amichevole Germania-Uruguay, le due squadre giocano la partita soprattutto nel primo tempo. L'assenza degli stranieri si vede, ma l'impegno è discreto. Dopo 7 minuti Braglia respinge d'intuito un colpo di testa ravvicinato di Berti, servito da Serena, e il Genoa, che aveva iniziato un po' timoroso, capisce di dover osare di più. L'occasionissima rossoblu capita a torrente, ma Zenga è bravissimo, come Braglia, a deviare. Poi i rossoblu ci riprovano e Fontolan, che è ambito dall'Inter e certo non delude, crossa un pallone pericoloso su cui Rotella non arriva in tempo.
La ripresa riserva ben poco, a parte un paio di episodi da moviola. Dopo 10 minuti Ferri tocca con la mano la palla in area, ma l'arbitro Fabbricatore, che non ha avuto un compito gravoso, dice di proseguire. Poco dopo è Bianchi che finisce a terra in area avversaria dopo un intervento di Signorini, ma anche in questo caso si va avanti. Infine l'espulsione di Ferri dopo una gomitata a rotella notata dal segnaline che richiama l'attenzione dell'arbitro. Poi, sino alla fine, tantissima prudenza, una sagra di retropassaggi e una soddisfazione generale. Trapattoni, finita una stagione, dicono alcuni, molto deludente, così l'ha definita anche Brisco. Hai qualche rammarico di troppo al fischio finale? Sì, al fischio finale sicuramente sì, dal momento che, visto ancora oggi come sono andate certe cose, potevamo quantomeno in quest'ultimo traguardo, che non è poco, lo scudetto, cercare di esserci anche noi in questa volata. Purtroppo invece deludente un po' per tutta la stagione sono state appunto le esclusioni della Coppa Italia e della Coppa dei Campioni. L'Inter chiude la stagione davanti al suo fedele e nostalgico pubblico battendo un'incompleta Fiorentina, priva peraltro di Baggio squalificato, senza riscattare una stagione deludente. La squadra di Trapattoni ha fatto subito capire ai pericolanti viola di non essere disposta a fare regali di alcun genere. Lo si è capito dal piglio di Berti e suo il magnifico gol in apertura, dalle percussioni di Matteus e dai tentativi di Serena. Per tutto il primo tempo la Fiorentina si è difesa alla meglio senza grossi affanni. Allo scadere i viola si fanno perfino pericolosi con Dunga, il brasiliano tira dalla lunga distanza, poi è Buso pronto a sfruttare un'incertezza di Ferri da cui deviazione mette fuori causa Zenga. La ripresa si apre con la Fiorentina vicina al pareggio, ma Buso non conclude nel migliore dei modi. È l'ultimo sussulto viola, l'Inter prende in mano le redini della partita e sfiora prima il raddoppio con Klinsmann, che di sinistro trova la palla ma non la porta, e al 20° Bergomi pesca il jolly scagliando un violentissimo tiro all'incrocio dei pali. La partita finisce qui, il tempo di assistere ad un prologo mondiale d'Italia-Germania con il battibecco tra Ferri e Klinsmann e alle interviste negli spogliatoi. Complimenti Berti per la bella partita, finalmente una partita, in onore di Vicini o contro la Fiorentina? No, sicuramente in onore mio, in onore dell'Inter e appunto in proiezione nazionale. Ultimamente le cose stanno andando bene, personalmente sono 2 mesi che sto giocando penso abbastanza bene e appunto speriamo di andare avanti così, anche perché i mondiali sono vicinissimi. Senti, dovendo scegliere, la salvezza o la vittoria in Coppa UEFA? La salvezza, senza ombra di dubbio. Lo diciamo ai fiorentini? Ma loro lo sanno, penso che loro lo sappiano. E la partita contro l'Inter di oggi? Beh, è stata una partita molto difficile, io non posso rimproverare nulla a questi ragazzi perché hanno dato tutti quanti il massimo. C'è da dire che più che evidenziare eventualmente i nostri demeriti, c'è da evidenziare i meriti di quest'Inter che oggi secondo me ha meritato questo risultato facendo una buona prestazione. Senti, oggi sempre in piedi alla Beckenbauer? Io sempre in piedi, ma è Beckenbauer che sta come me. Ho capito, ciao, complimenti, ciao. Ciao. Ciao Rino Marchesi, è la prima retrocessione. Sì, 27 punti non sono bastati, siamo molto, sicuramente tutti molto amareggiati, soprattutto perché pensavamo di potercela ancora fare o perlomeno di poter contare su un'eventuale coda di campionato e invece è stato così. Trapattoni, una sconfitta, all'Udinese non è servita nulla questa vittoria e adesso è il momento dei bilanci questo qua, in due parole, stagione dell'Inter. Beh, stagione complessivamente potrebbe anche ritenersi magari un po' deludente, anche se di vero deludente io ritengo che ci sia state l'eliminazione della Coppa dei Campioni al primo turno. Abbiamo retto da protagonisti fino a un certo punto della stagione, forse dopo un paio di risultati negativi abbiamo allentato un po'. E questo forse direi che è il rammarico maggiore, perché magari potevamo maggiormente convinti, dicevo poco fa, concorrere fino alla fine ad essere vicino al Napoli o a questo Milan. Branca, vedo che hai una maglietta qui, come mai? Come mai? Una maglietta che forse vi porta in B, cioè che ti porta in B. Sia bene, comunque è sempre un bel ricordo da portarsi via. Senti, fare 2 gol all'Inter non capita certo tutti i giorni. C'è rammarico che non siano serviti a nulla, ma a un certo punto abbiamo visto una certa esultanza alla fine della gara. Sì, perché c'era un'informazione che dava il Cesena in parità con il Verona, poi invece dopo si è verificato che non era vero. Scegliamo una sola partita sulla quale, per la quale parlare di rimpianto in questo campionato.
Ma io penso con il Napoli, perché vincevamo 2-0 a 5 minuti, 4 minuti dalla fine, e poi dopo i 4 minuti ci hanno fatto due gol. Presidente, la sentivo parlare poc'anzi di... diceva almeno, confido nella giustizia sportiva, perché? Esatto, perché noi abbiamo fatto 27 punti onesti, almeno da quello che si legge dai giornali ci sono alcuni movimenti, quindi io confido sulla giustizia sportiva. Ecco, quindi detto fuori dai denti, questo cosa significa? Che spera che il Genoa venga... Anche il Cesena, insomma, ha dei problemi, no? Il Genova pure, almeno si legge dai giornali, quindi se fossero penalizzate queste squadre noi automaticamente rimarremmo in Serie A. Ma ci credi davvero? Io ci credo ancora, perché credo su questa giustizia sportiva. Ecco, adesso invece diciamo, quando è che secondo lei l'Udinese ha perso il campionato? Non oggi, visto che con l'Inter ha lottato fino al 90esimo. Per me l'ultimo errore grave è stato fatto con l'Ascoli. Era una partita che non si doveva perdere. E invece abbiamo fatto l'ennesimo errore, quindi in Serie A questi sono errori che poi alla fine si pagano cari. Adesso bastava un punto in più, noi eravamo... salvi, invece parliamo solo di questo punto, poi insomma io considero minimo 6-7 punti buttati via, quindi quasi da Coppa UEFA, però è una squadra così un po' naif, diciamo,